Buonasera a tutti in questa bella serata invernale molto freddolosa e molto piovosa. Questa sera avremo una Ciao. bella. Sì, Ok. due gocce, te lo posso dire io. E questa sera avremo una bella partita a son di mazzate, dove il mio fuoco sarà predominante, visto che abbiamo Khorne tutto full corpo a corpo, ma con un pezzo da 90 in attacco di profondità che mi farà un botto male, e orchi, una bella lista, more small unit più possibili. Per puntare a fare tantissimi begli obiettivi, cosa che la scorsa volta non ho fatto. Non è assolutamente vero perché comunque hai fatto un buon numero di Sì, ma punti. mi sono bruciato 10 punti, l'ho vista dopo che sono scemo. E Quello è allora, un altro discorso. non abbiamo ancora deciso chi comincerà, chi sarà l'attaccante. Passiamo L'attaccante le ci sono io. liste. Sì, vabbè, chi è il primo turno. Andiamo con la mia bellissima lista, comincio io perché sono più bello. Abbiamo in attacco in profondità due unità di razza eltatori da 5. Con Kayla e basta. In campo due unità da 3 motto con Kayla e null'altro, ma anche perché non possono avere altro effettivamente. Tre camion, due farciti da ragazzi e uno di capi con capoguerra. Due unità da mega capi, due mega capi singoli sull'obiettivo, altri due mega capi con un seguito di mech con campo di forza su misura. Unità da 10 boys con capoguerra. E un'altra unità da 10 boys con tipo strano per un bel da jump. Tutte le unità di ragazzi hanno spacca grosso del capo e lanciamissili. Unità da 10 commandos, armata di tutto punto, tutte le armi speciali che possono avere, quindi due lanciafiamme, due lanciamissili, due mega sciuta, capo con spacca grosso, sneakrot e sfrutteremo l'abilità dello rischieramento. Che è un da jump gratuito in pratica. Carro da guerra farcito da 10 sciacalli, che in realtà sono 8 sciacalli più 2 mech, i mech armati con mega scoppia su misura. Un bel singolo mech a fianco che servirà per potenziare questo carro da guerra. Carro da guerra con qualunque equipaggiamento possibile inseribile. E due unità da caccole, gli MVP delle partite. La mia lista è semplice, facile e colorata. Molto colorate. Mi vabi. Rosso, Anch'io sono molto colorato. blu. Predominantemente rosso, sì. Più un po' di blu, un po' di nero, un po' di giallo. Sei Accenti. colore? Un po' di? No, Rabbia. quella ce n'è tanta, ma è ben nascosta dentro. Allora, noi invece proviamo un approccio nuovo per i demoni. Visto che ormai li ho provati in tutte le salse e non so più che pesci pigliare. Fino a quando non mi arrivano almeno i modelli che mi servono. Cominciamo. Un bel generale. Solito immancabile assetato di sangue perché senza urlo di casa non si può mai uscire. Accompagna tre unità di sanguinari, una con spicateschi e in attacco in profondità. Due invece sono qui, vicino agli edifici. Due unità di massacratori di Khorne, anch'essi con Araldo, che sono le mucche, noi le chiamiamo mucche. Sono rinoceronti in realtà, ma mucche più divertente. Sono i modelli grandi, sei in mezzo al mio schieramento. Tre unità di mastini del sangue, pronti a scattare in avanti per prendere gli obiettivi, si spera, e morire male perché è Hanno un quello che movimento per fanno. partita? Eh? Hanno un movimento per partita? No, ma muovono tanto. Ok. Sono i più veloci dell'esercito. E in riserva il nostro caro pezzo da 90 e un cannone dei teschi. Io mi aspetto ci deluderà un sacco, ma c'è qualcuno che ci crede. Cose buffe fanno sempre qualcosa. Le cose buffe fanno sempre qualcosa. Più che altro ho la possibilità di metterlo in posizioni molto, molto, molto utili per un tiro di defilata. Cose così. La missione è priority targets. Quindi ogni turno noi controllando gli obiettivi possiamo far 5 punti per obiettivo, massimo 10. Alla fine della battaglia, ogni obiettivo che controlliamo, fino a un massimo di 3, 5 punti per obiettivo, quindi massimo di 15. Essendo poco fiero di me stesso, userò anche quest'oggi le missioni fisse, Engage on Front e Deploy Teleport Homer, Simpson, L'abbiamo pensato tutti, mettetelo. e basta. Te Io invece sei un vero invece uomo, usi le uso le secondarie missioni tattiche randomiche. per il semplice fatto che ho bisogno di punti comando e quindi quello è l'unico modo che ho per generarle. Non è del tutto vero, però sì. Mono, ragazzi.
Bello, si inizia bene, dai. A tema. Colgo questa opportunità per farvi notare come abbiamo rinnovato l'antro, lo studio. No. Abbiamo un singolo tiradadi per Victory. Buona fortuna, buon divertimento. Ci vediamo dall'altra parte. Ci vediamo dall'altra parte. Ma visto che lei c'ha 4 metri, grazie. Uno. Inizio io. Yorkie. Mi serve. Non ho pensato i punti comando. Eccolo qua, guarda che bello. Punti comando. Posso usare anche io una rotella? Certo. Yay. 1-1. Io provo subito a tirare, visto che le mie caccole si trovano su un obiettivo. Posso tirare un dado. Al 4 più? Al 4 più, perché cominciamo bene, non ho messo anche l'altra unità sull'obiettivo. Eh no, perché un'unità non l'ho messa sull'obiettivo. Però è andata bene. Quindi cominciamo già con 2 punti comando. E si può iniziare. Allora, comincio io. Sì. Le chiederei la camera dall'alto, visto che dovevi spostare un po' di cose. Signor Kubrick. chiedo scusa se voglio giocare. Allora. Siamo partiti un po' prima perché non sappiamo leggere l'orario. Abbiamo questo deficit. Cosa ti serve? Niente, mi preparavo tutto. Allora, non ho ancora tirato fuori un telefono. Allora. Diciamo malissimo. Perché? Perché sono quelle situazioni in cui avanzo e vengo assaltato. Sì. E no. Non avanzare. Mi racconti cosa sta cercando di fare? Io niente, io ho preso un obiettivo, mi sono preso un quarto. Non mi interessa nient'altro della mia vita. La mia vita è felice così. La tua vita è felice così. Lei mi sta melinando. Buona. Caro da guerra, avanzeremo un po'. Bellissimo Mac sta dietro, le carcoline si portano avanti, mi fanno uno scudo umano. Fungino. E sono tutte e due, poi ogni 5 tutto va bene, loro proveranno a teletrasportarsi, lo fanno gratuitamente, ma proveremo col da jump. Che le chiedo? Serve che misuro? Adesso c'è spazio per qualcosa? No, cioè... Potresti mettere un singolo modello di fanteria se tu fossi un cavaliere grigio. Una Callidus, ma sei un orco. Esatto. Potrei averne. Sto pensando Caliduz. Come potrebbe... Sì, esatto. Caliduz, assolutamente. Quello avrebbe senso. Quanti punti? Proveremo una corsa di questi bei megacapi. Provi. Raddoppiano il loro movimento? Sì. Hai potenziamenti nelle tue unità? Ma no. Niente? Zero. Non avevo un singolo punto... avanzo. Ok. Proprio zero. La mia lista è 2000 punti così com'è. Non so se più o meno vale lo stesso per me, anche se io posso mettere ben corsa, un potenziamento. Corsa di boys dentro l'edificio. Sì. 4, bravissimi. Provo un pollice in più loro, quindi diciamo 9. Riesco a raggiungere questo obiettivo della mia vita? Cioè, comincio a pensare il pelo. No. Comincio a pensare di no. Ma perdi. Sì, ho un modello. Tutto quello che ti serve. E gli altri dietro. Bravissimo. Lei mi è un vero orco. Ok. E siamo su anche un altro obiettivo. Avanzeremo anche con questo bellissimo camioncino. Potti potti. Non ho ovviamente per partita coso gratis. No, è una fase di movimento, quando avanzo. Quando avanzi? Sì, questa unità qua fa quando avanza, sì. Ah, fa come il... Sì, come i tuoi...
O come gli esploratori marini, no? No. No, come fanno gli esploratori marini? Gli esploratori marini alla fine della fase, alla fine del turno avversario, hanno, se sono, se non hanno unità... Ah, non devo neanche avanzare, è un movimento normale, perfetto. Perfetto, magnifico, ancora meglio. Guardi, si lega Cunning Infiltrator. Dopo dovrei spiegare a me come funziona. Semplicemente quando faccio il movimento, l'unità degli esploratori di nuovo li metto a 9. Posso fare un movimento normale? Una volta per partita. È un da jump. Sì, ok. Un da jump senza tiro da jump. Ok. Questa, così questa volta non lo fallisco. Il mio piano era questo. Doppio da jump. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diciamo che due occhi li ho presi di troppo. Questo va bene, questo va bene, questo va bene, questo va bene. Perfetto. Siamo a bolla. Quindi fase di movimento posso dirla terminata, perché da jump sfruttarlo in questo momento è inutile. Da per arrivarmi dietro di sì. Sì. E altre cose da fare a fase di movimento, sempre decisamente dammi un più uno colpire al carro da guerra che l'ho messo là. Dubito di avere linee di vista. No, dovreste arrivare su questi diagrammi qua. Avevamo una volta un puntatore laser ed è qui. E ci siamo. E ci siamo. Perché avrei potuto che avanzare per tirare su di lui, ma... Non hai assolutamente linea di vista, quindi quelli sono le uniche cose che vedo. Quelli sono le uniche cose che spareranno. Perfetto. Fase di movimento, come detto, finita. Fase di tiro. Fase di tiro. E cominceremo con praticamente l'unica cosa che può sparare, il mio bellissimo carro da guerra e tutti i scioccali al suo interno su quell'unità di mucche. Quindi... cominceremo con i sciacalli, perché sono proprio belli. Gittata, dubito di avere l'attacco in più, ma per sicurezza siamo a 28 pollici, no. Quindi se non sbaglio non spari neanche con i missili. Esattamente, ma sono gittata a 24. Allora, si parla della bellezza di 16 colpi. Non sparo neanche col megascopio su misura, sotto questo. 16 colpi di Death Gun, perché ancora agi... gli spaventa di meno, perché i missili fisso danno 3 pesanti. 10, avevo detto 4. 1, 4. Però c'è una certa differenza tra 6. Prendere un danno di 6 che può fare 3-1 di fila e non un... colpiremo al 5, perché anche se ho il più 1 colpisco se di base. Sì. Effettivamente è vero. Effettivamente è vero. Vabbè, è un nuovo. Nuovo una nuova, asset, nuova difficoltà. Nuovo okay. Asset, dobbiamo imparare ad usarlo per bene. Una nuova difficoltà, grazie. La tua gamba, Giovanni. Pantaloni. Forza? Forza 7. 7? Forza 7. Forza 8? Ah, ecco, frisce 3. Ma l'hanno aumentata. E 3. 3, 4. 4 meno 1 danno 2. Salvo sempre 4. E senza 8 le mucche. 7. Aspetta. 3, giustamente. Perfetto, ne salvo 1. Cominciamo molto. Danni 2 e l'1. Danni 2, sì. Quindi una mucca e mezza sono andate. Sicuramente posso beccarti con il lobba. Ok. Mm-hmm. Diciamo che sarà la cosa, un bellissimo lobba che comunque ha blast. The Emperor protects us! Sì, 7 con 7, quindi ho il più 1. 6 più 1, 7. Questo che però colpisce è 4. Questo colpirà il 4 e... No, colpirà il 5 perché comunque in dire... Ah no, perché ti vedo, direi di... No, mi vedi, mi vedi. 4, 2 a segno. Forza 5. Felice 5. 1, meno 0. Meno 0, sono ho modelli in copertura, lo posso salvare addirittura 3. A posto. Neanche click e non... Big Shoot agitata a 36, quindi Big Shoot a 6. 4 Big Shoot a te li pigli. Sono 12 colpi. 12 colpi. Al 4. Dadi, dadi. E poi si lamentano dei veicoli marini. 4, colpisco al 4. Marini colpisce al terminato. Dettaglio. Se, appunto. Non sono marine del caos, sono marine. Forza 5 e 5. 2. 2. Salvo sempre 3. Ho fatto 4.
Bravo, ottimo. Questa sala lei mi sta molto simpatico, se devo dirla tutta. Si era detto che bastava salvare, no? Direi che... Ah, lui. 36 pollici. Ce la faccio. Arrivi anche con il lanciamissili. Ho già misurato. Sì, no, adesso sono magari a 18. No, 18. No, 18 è per poco. Allora, tre colpi tutto qua. Sono tutte le altre parti. Quindi tre colpi di mitra. Vai. A 5. Uno segno. Questo a 3. E ce la faccio. E questo lo salva al 5. Ailo. Bravo. Lancia missili di tre colpi più blast. Quindi fa 3. Tre colpi. Fortissimo. 0. Magnifico. E qua ci siamo. Loro, stesso discorso. Hanno avanzato, non possono fare un tubo. Avanzato, non possono fare un tubo. Forse il camion ancora può provare a sparare qualcosa qua. I missili di lui, gettato a 24. Ha mancato. Colpisco a 5. Chiedo scusa. Quello è morto, poi mette a rischio sparare sul tuo demone. Sono colpi gratis. Non dico assolutamente di no, dico solo umiliami. Si parla di girata 18 con rapid fire, ma non penso di essere 9 pollici rapid mai nella fire vita. Non penso proprio, girata 18 ci sei. Quanti vedono? 2? 1? Sì, perché ho la basetta fuori. 3, 6, 9. È decisamente sempre 18. Colpisco il 5, però sono twin linked. No, non riesci a vedere col cane. Vanno segno 3 colpi. Molto bene. Ferisce il 6 perché ho resistenza 11. Binato. Assolutamente sì. Uno c'è. Questo lo salvo al 3 perché non mi vede completamente. Ovviamente no. Visto? I colpi volanti così. Più o meno, perché tanto ormai. Allora, abbiamo ancora 17 ferite. Dubito che il camion dietro sia troppo nascosto per vedere qualcosa, ma giusto per un sfizio mio personale. No, forse sì. Sì, sì, ci sei. Boh, gittata, dubito di essere gittata a 24. Potrebbe anche essere. Invece sei sopra? Non sopra, gittata a 24. Aspetta, sei... Sì, c'è le cose che non ma ci sei. Sei a tiro, mister. Sono a tiro di un lanciamissili che tirerà la bellezza di un colpo. Non è blast. Manca. Requiemino del camioncino. Un colpo segno. Frisce il 6, non hai il binato. Quasi. Grazie. Quasi. E ti dirò che ho finito il mio turno. Va bene. Cariche non ne facciamo. Perché si troppo. Secondarie sto facendo solo 3 quarti su 4. Quindi 2 punti. Giusto? Vado a memoria, ma se ricordo bene. Dovrebbe essere. Punti. Lei si dichiara soddisfatto? Boh, ci sono cosa? Due mucche. Due mucche e una ferita a caso. Si ripoppa la ferita. È un discorso un po' complicato perché deve essere sotto meta ferita e attivarsi la... Ah, ok, sotto meta ferita. Forse il quinto turno ce la farò. Vadi, buona fortuna. In realtà io farò una cosa, approfitterò delle nuove regole del... Perché con il rilascio dell'ultima FAQ, che mi permette di uscire dal campo e rientrare subito, io spenderò un punticino comando. Quindi sono a 0. Per attivare i reami del caos, io posso scegliere 2 unità, rimuoverle e mettere in attacco in profondità. Simpatico. Molto. Chi mi toglie? Quindi lo fai durante il mio turno? Alla fine del tuo turno. E rientrano nel tuo turno? E rientrano obbligatoriamente nel mio turno. Quindi secondo quella FAQ io le posso schierare, anche se non dovrei, come se fosse il secondo round in battaglia. Quindi toglierò questi. Si lamentava dei miei esploratori che si rischiano, eh? Sì, sempre. Ma lei sta tenendo conto dei turni con l'orologio dei dadi. E la seconda unità che rimuoverò. Ma sta giocando lui? E ancora... sta facendo lui, non sta facendo niente. Allora, questo lo togliamo, ok, la riserva.
Noi toglieremo ancora questa unità di ok. Adesso inizierà il mio turno. Questa è una cosa da fare alla fine del turno dell'avversario. Ma mi dì il mio regolatore di orchi, grazie. A lei il suo regolatore di orchi. Che effettivamente prima ci ho passato 3 ore a fare schieramento, qua ce l'ha. Allora, fase di comando. Io torno un punto comando. Anch'io. E lei a 3. No, ho capito, anch'io mi prendo un punto comando. Le mie due missioni, noi abbiamo cattura l'avamposto nemico e no prisoners. Beh, una sì, l'altra... La vedo dura. Skippy? No, perché mi servono i punti comando, quindi al limite la skippo e la fine per farne altri. Altra cosa da fare nella fase di comando, questi Battleshock non hanno bisogno perché ne hanno persi 2 su 7, altre perdite non... rilevanti non ho subito. Io potrei spenderli immediatamente per sticcarmi l'obiettivo. C'è qualcosa sull'obiettivo? Ah sì, la zampa del cane. Da questa mia posizione era nascosto. Ma piano. Penso che lo lascerò per questo turno, lo ignoro, e ne facciamo la fase di movimento. E divertiamoci. Se lo dice lei. Io sì, tu? Non è un problema mio. Tu quanto hai di controllo qua? In questo momento c'è solo una moto, ti direi 1. Perfetto, allora... No, 2! 2! Lui ha 5, quindi penso che diventi mio. La tua domanda era, sperai veramente che la mia moto avesse controllo 5? Carica di 6 pollici, non è male. Sparerei di reazione solo per sfizio di farti un'altra ferita. Spara di reazione? No, perché no? Ho scoperto che la reazione è una cosa finta, non esiste, a meno che tu non sia un necro. Questi sono là. Volevo darvi la notizia che non vedrete i Codex Necron su questo canale. Quanto abbiamo hai deciso. Di controllo qua? Solo 2? Sì. Hai detto orchi? Sì, sì, no, di Necron. Abbiamo deciso di non prendere il Codex perché voto unanime mio con me stesso. Io me Irene. Questi si muovono qua. Io me Macari. Io con questo ho 3, quindi l'obiettivo diventa mio. Quindi adesso te hai praticamente portato l'ombra del warp in campo. Non ancora, perché si attiva all'inizio di ciascuno. Il controllo viene fatto questo turno. Tu c'hai l'ombra del warp. 5. Lui ha una moto. Non cambia niente. Boh. In realtà sì, mi toccava avanzare con i cani, però dopo poterlo prendere. Sì. Avanzerò con loro. 4 pollici, più 6 di movimento fa 10. Anzi, tra le varie cose, hanno lo strumento del caos, quindi prendo pollicini in più. Con la stratagemma per l'avanzata carica lo fa un'unità sola. Lo fa un'unità sola, chiaramente. E costa un CP. Mi pare di no. Dovrebbe essere espediente strategico. Esatto. Battle Tactic non ho idea di cosa posso avere. Onestamente. Eroi. Sì. Ma dovrebbe essere... Ce ne sarà ancora almeno uno, ma... Sì, per me stesso. Ovviamente. No. Non abbiamo niente che possa dare fastidio all'avversario. Muoverò con... Cioè, no, sì, o mi potenzio, o a me stesso, o nulla. Sai, è un fastidio l'avversario in campo. Dopodiché, alla fine della mia fase di movimento, entrano le altre unità. Quelle che ho fatto uscire prima, almeno. Dove mettiamo queste? All'inizio del round. Le ha sto tipo mantra. Quando inizia il turno, quando inizia il turno. Tipo sulla mano scritta.
Tranquillo, proverò a ricordartele anch'io, se me la ricordo, ma non... Sì, togliamo il cartello, guardate qua per cortesia, scriviamo Degra Lancia la Guardia. Ma secondo me basterebbe che il nostro pubblico si metta a spendere punti e a lanciare tutti quanti insieme una grande WAG. Una è già partita, giusto così. Il nostro pubblico è preparato oggi. 9 pollici ci siamo, 9 pollici ci siamo. Hai più uno la carica con qualcosa? Sì, perché ho lo strumento. Ah, strumento del caos mi garantisce più uno alla carica, più uno alle avanzate. Strumentopoda. Non molto misterioso. Scusa. Comunque, allora, sappiamo che è una carica di 8 pollici. Ma conta che in realtà adesso... No, io sono un pollo, perché... Oggi volevo usare l'altare dei teschi. L'altare dei teschi, con le nuove regole, finalmente diventa utile, perché quello mi genera un'aura costante di ombra del caos. Il mio distaccamento dice che quando sono posso fare l'attacco in profondità dentro l'ombra del caos a 6 pollici del nemico, dove essere interamente dentro. Quindi non è automatica. Però... Poi io me lo dimentico a casa, devo usare qualcosa di ripiego e quindi so... Sono abbastanza sicuro che lei così mi è troppo vicino alle moto. Adesso facciamo... Il mio occhio vigile. Il tuo orchio? Il mio orchio. Comunque, ha perfettamente ragione. E sono a distanza giusta dalle caccole. Ma lei mi ha visto il film di Super Mario? Hanno fatto il disegno di Gaskull che suona il pianoforte come Bowser cantando Yarrick, 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 Yarrick. Ma è morto sto Yarrick? No, è morto, po'. L'unico PG che non doveva morire. Alla cintura di Angron abbia il monocolo laser tipico di Yarrick. Doveva morire Dante, ma vabbè. Li mettiamo là. No, morirà. Taiko esiste ancora. Taiko esiste ancora. È un personaggio inutile e bevente. Degli angeli di sanguinari. L'ultima cosa che sapevo di lui è che fosse perso nel warp, quindi probabilmente non tramolta. Allora, noi abbiamo così. Qua siamo a 9, che sarebbe utile togliersi. Ma neanche mica di me stesso. Non ha torto. Non ha torto. Adesso bisogna dare. Devo puntare il fatto che adesso mi tira 5 cariche e deve fallire più della metà. Non ha torto. La parte triste è questa: continua a non avere torto. Cioè, sono 5 potenziali allora. Cariche in questo momento, di cui 2 automatiche. Le cariche. Ti do 2 di 3. No. Finisco la mia fase di movimento. Certo. Lei ha cosa da fare? Un Overwatch, un qualcosa? C'hai 3 CP. Stavo pensando l'Overwatch su quell'unità lì. L'unità dello spiccateschi. Ed effettivamente... No, lo spiccateschi è ancora riserva, quello è un araldo normale. Ok, scusa. Penso che farò l'unico Overwatch intelligente quello, perché i cani non ne faccio nulla. Però da cosa? Perché in realtà non mi vedo. Caro da guerra, pensavo. Forse sì. Laserina. L'unica unità a cui mi conviene fare. L'unica unità con sufficiente volume di fuoco. Per andare a colpire 6. Funzionava fino a un attimo fa? Ah, è molto molto scarico, ok. Allora, ci sei perché sono un pollo nello schieramento. Punto comando per l'Overwatch. Allora, ti sei avvicinato, quindi sparo con tutte le armi. Sì. Cominciamo come prima con gli sciacalli all'interno. No, perché di azione non posso sparare con... Non puoi usare il... L'open top. Firing deck. Quindi solo con le armi del veicolo. Se sono in corta, quindi ogni spara grosso spara 5 colpi. Io sono 20 colpi di spara grosso. Yeah.
colpisco. Ricordarsi le cose e schierare bene. Yes. Basta salvarle tutte. Basta salvarle tutte. Cheat. 3-6. No, bene. 3. Scritto a penna. Faccio già abbastanza schifo così, devi anche chiamarmele. Forza 5-3. Decisamente. 2. Sto pensando, io sono in copertura, ma ho armatura almeno 5. Neanche per idea, vero? Neanche uno. Mortaio. Del 9, 1. 3. Allora, giusto controllo la salvezza dell'armatura base dei cosi. Ma non no, colpisco solo uno. Colpisci solo uno. No, perché sono Overwatch, ragazzi. 6. Loro hanno salvezza Ferisco, però. 7. Hanno salvezza, ma come le calcole? Di base. E comunque una ferita aggiuntiva. C'è un vulnerabile 5, ma ho salvezza 7. Quindi anche se in copertura non mi serve a esattamente nulla. Questo lo salvo. È salvato, però manca l'arma principale. Il kill cannon. Quanti fa? D6 più 3 più blast. Quindi D6 più 5. Se avesse fatto 6 mi sarei ritirato con disonore. Vabbè, colpisco il 6, ragazzi. 2. Questo ferisce il 2. 2, sì, esattamente. Non lo faccio. E schiatto un altro. E ho finito tutte le armi del mio bellissimo pezzedin. Hai ucciso 3 pezzi. Vergognati. Ma guarda. Fase di tiro. Cosa posso fare? Finita. No, non è il modello con la frusta. Il modello. Cioè lui di base avrebbe un lanciafiamme pesante, ma te prego. No, può farlo. Solo che dopo, cioè, è completamente inutile. Sono tiri di dado per niente, non ho voglia di farli. Quindi passerò alla fase di carica. Fase di carica, io sono a controllo tutti gli obiettivi centrali, quindi si applica l'ombra del caos nella zona di schieramento. Al che? Fa più tutto secondo i miei piani. Spenderò il punto di comando che ho appena guadagnato per permettermi la carica, vado a zero, per permettermi la carica con questa unità di sanguinari, grazie. Questa unità di massacratori tenterà la carica sul camion. Faccio una volta. Una alla volta? Ma certo, da regolamento, seguiamo le regole ufficiali. Mi piace dichiararle tutte. 9 pollici mi sono ben più che sufficienti. Anche a me piace dichiararle tutte, ma mi aiutami di tra le varie cose un 10 pollici di carica. Non essere così solerte nel darti per spacciato. Perché adesso forse ti alzo un'unità. Forse. E dopo tu mi alzi tipo 7 unità insieme. Non so che film abbia visto lui, ma deve essere un bel film. Non ti ricordi lo stomp che ha messo in lo okay, mamma mia, che Gorka è morto, mamma mia, che schifo. E ne ho solo 2. Allora, andiamo con questa unità sulle 2. Poi mi servono 8. E non ho reroll. Io ti fisso. Tu mi fissi. Direi che con un 3 non ce la facciamo. Meno male. L'assettato di sangue sulla moto. Ma io ti fisso di nuovo, ha funzionato. Questi dadi non si faranno intimidire. È un 6. Non dovrebbe essere sufficiente. Poteva essere contrario per sicurezza. No, 6 mi basta. Sono a meno di 7. Poteva essere contrario. Arbitro. Ma lei vuole un dado con un numero di facce superiore a 6, così da poter tenere ferite in maniera più comoda. Tanto non durerà ancora a lungo. Guarda che parlavo delle ferite per il tuo personale, non per il mio. Provo con sempre le unità di sanguinari, sempre sulle tue moto. Anche qua mi serve un 8. Quindi hai 12, 11. 17 ferite rimanenti? Sì, ho 17 ferite rimanenti. Ah, ma è un dado 20, allora ok, ci può stare. Allora, loro entrano anche. Ma ho ridotto un po' di numero di attacchi. Cosa ti ho tolto? 9 attacchi? 6. Ha 2 attacchi a testa? Hanno 2 attacchi a testa. Dovrei avere Scarbrand per arrivare al terzo attacco a testa. È per questo che il trono dei teschi è così fondamentale per il coso.
Perché ti aggiunge letalità danno. Dove altrimenti non avresti. Come? Si è staccata la testa. Ma lo scambi. È un segno dei greci. È un segno. Dopo poi la riattaccheremo. Non sarà un problema. Io adesso qui mi accappi. Cioè, c'ho una valanga di roba in mezzo al campo senza poter fare assolutamente niente. Va bene. Penso che i mega capi li usati tipo in 6 partite diverse, sommandole forse non li ho mai ripagati. Con i cani proverò ad assaltarti soltanto i cani. Solo il camion? Solo il camion. Voglio sbloccarti quei capi. O almeno cercare di bloccarli, perché tanto dopo mi meni e hai finito. No. Sono abbastanza sicuro che un 4 non sia sufficiente. Sei profetico. No. Fase di combattimento. Tu puoi interrompere. Io posso interrompere. Attaccherò prima con i... Ma davvero? Sì. Non le fanno paura tre moto sulle sue maggiore? In realtà sì, perché due ferite me ne caccia di sicuro. Però... Sì, faccio sprecherò prima. Un punto comando. Due punti comando per farlo. Allora, qua abbiamo... Inizierò con il mio araldo. Sono 6 attacchi. Colpisco a 2. Vanno 5. Io forza 6. Forza 6. Chiedo scusa. So che sono tardi. Non mi ricordo se il mio più 1 resistenza posso farlo anche in corpo a corpo. Mi pare di sì. Ah, mi hanno fottuto il foglio giusto. Mi hanno dato il foglio sbagliato. Chiedo scusa. Me lo misero qui. Ah. Fase di combattimento, sì, io spreco un punto comando. Userai un punto comando? Sì, sì, sì. Io vado ad un punto comando rimanente, non interrompo più. Va bene. Però ti do meno 1 ferimi. Meno 1 ferimi, io ho più 1 ferire perché c'è un araldo nell'unità. Quindi 5 attacchi, ti ferisco comunque 3. Vabbè. Meglio che al 2 perché comunque ti ha salvato 2 ferite. Sono 3 ferite, meno 2 danno 3. Meno 2 danno 3. Tra le varie cose, in realtà io potevo ammassare, che non ho pensato per prima, ma non cambia assolutamente nulla. Uno non riesce ad attaccare, quindi abbiamo 18 attacchi. Poi sono 15, e qua sono 18. Adesso mi avrei detto un pochino più avanti per essere a contatto di basetta. 18 attacchi, colpisco a 3. Via, non bene. Questo vuol dire che le unità non te le elimino neanche se voglio. Sto perdendo i dadi qua sotto, aiuto. Vabbè. A te la missione secondaria di uccidere unità, no? Esatto. Uno, due, tre, quattro, cinque. Meno due danno due. Ho fatto bene, dammi meno. Decisamente sì, perché quanti salvato... 5, eh? Ah, 5 in totale te ne ha salvate altri 5. Danno 1. Danno 2. Danno 2. Col meno 2 no. 5. 5, corretto. Cosa restano? Due orchi? Sì, un boys e un capo. Ok. Io devo consolidare. E sempre per l'effetto eraldo io posso consolidare fino a 6 pollici. Ma io resterò là dove sono, perché... Passi alla prossima. Sì. Mi alzi queste moto, per cortesia attivi quello giusto. Attivo l'unità di... no, di... attivo il demone maggiore. 7 attacchi, colpisco il 2, ferisco il 2, di 6 più 2. Tipo morto, superferite l'una. Ovviamente metto dentro 3-1, perché figuriamoci. Ferisco il 2. 3 ferite. È sufficiente. Meno 4 danno di 6 più 2. Controllo se ho un lapsus, ma dubito che abbiano un invulnerabile della vita. Saranno invulnerabile 6. Hanno invulnerabile 6. Mi faccia questo triplo 6. Ne basta uno. Ok. Sì, basta uno solo per forse. Però se tolgo quello giusto.
Comunque io comunque di posso pollici. Attivarla a ammassare di 3 pollici. E quindi mi conviene tenere quello vicino, in realtà. Così non ti faccio fare movimenti gratuiti. Anche se poi c'è un consolidamento da 6, no? Dopo un consolidamento di 6. Datene 3, più di 6. Questo deve star... Ma il giro che sui fanno male. Cioè, considerando che mi colpisce al 4, ferisce al 3 e dopo io non salvo praticamente. Vabbè, punto tutto sul corpo a corpo di camion. Basta investire. Basta investire. Io comunque ti attacco con l'araldo. C'è un tuo modello. Sì, c'è un po' di difficoltà di. Sono come quelli che fanno le truffe assicurative. Sei disteso davanti al mio camion. Sì. Araldo al 2. Questi vanno tutti. Quanti attacchi mi fa l'araldo? 6. Sono 7 dadi. Sono 7 dadi. Ah! Tra le varie cose adesso mi viene. Punto più a te, ragazzi. 6 o 5. Forse 5, addirittura 2 dadi in più. Mi è venuto il dubbio. 5 attacchi. 2 dadi in più. In realtà potresti anche rimetterti un orco nella tua dubbio. Ma lo farò. 5 attacchi colpiscono al 2. 1 riesce a mancare comunque. Resistenza? 5. Ti fresco a 2. Perché non hai il meno 1 adesso per... Licenza 6, scusa. Allora ti fresco a 3. 4 ferite, meno 2 danno 3. Come prima. Salvo 6. Quante ferite? 3 o 4? 3. Lei mi ha un problema con la dispersione dei dadi in ambiente controllato, protetto. Sì. No, non posso dire di no perché è vero. No. È morto, morto, è morto. Morto, morto e ancora morto. Ok, 2 punti li metto dentro. 2 punti a Pandoro. Vadi. Corretto. Consolida. In realtà quasi quasi potrei. Con consolidamento di 6 arrivo anche sulle caccole. E ti fai picchiare da delle caccole? Ha senso farmi picchiare da delle caccole? Non particolarmente. No, mi faccio picchiare anche delle caccole. Da tutto, perfetto. Ecco come si vincono le partite. Quindi lei mi ha attivato tutto. Tocca a me ad attivare. Sì. Non mi cambia nulla. Comincerò con i boys rimanenti. Un bel consolidamento di 3 polichaus. Perfetto, tanto non posso conquistare l'obiettivo. Io mi preparo i miei dadini, sono 2 boys, e il capo lo facciamo poi. Posso cominciare a tirare i dadi mentre lei mi fa questi movimenti? Sì, io sto finito. Quindi i 2 boys, qui nell'unità rimanente scolpata contro i suoi sanguinari, colpiscono al 3, me ne vanno segno 3, 1 mi genera. Sì, quindi sono 4. Ho forza 4 in 4, quindi al 3. Corretto. Resistenza 3, serio? No, scusa, una volta resistenza 3, perisce 4. Ci ho provato. È dall'ultimo codex che hanno fatto i demoni che i sanguinari sono passati a resistenza 4, grazie al cielo. 3, comunque. DP 1, non ti cambia nulla. Assolutamente no, salvo il 5. 1 lo salvo, bene, mi vede. Spacca grosso. Via lui. Via lui. Spacca grosso. No. 2 colpi. Non hai Warboss dentro. Pensavo che il capo magari è un po' più figurino. Cosa ancora? 2. Salvo 5. No. E altri 2 se ne vanno. Ma. Poi. Passiamo lassù. Ma io con le caccole ci credo. Porto più caccole possibili in corpo a corpo. Giustamente. Cioè, non è che ne porterò tante in realtà. Ancora questa e basta. E gli altri si avvicinano di 3. 3. 3. 3.
Ok, neanche lui arriva in combattimento, però vabbè, c'è. Poi, caccole, quindi ne ho portate in combattimento 5, ne vedo. 6, chiedo scusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caccoline, quasi sicuramente faranno un bel singolo attacco a testa. Penso proprio di sì. Ma... E no, perché una sta nascosta da dietro. Ci sono 4 in contatto, più 2 dietro. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, nell'angolino. È proprio sotto la spada. 6 attacchi che colpisco il 5. Sì. Quasi neanche sommando. Impara a tirare anche come me. Mi lusinga. Hai visto? più o meno. Perché tanto sto facendo una pietà totale. Il camione. Allora, 4 attacchi più la palla. 3 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 attacchi al 5. A 5? Sì. Complimenti. Qualcuno può tirare la somma di quanto ho fatto? Questo non colpiva neanche sommandoli tutti. E la palla ne mette dentro 2, la palla non delude. Ferisco, per cosa dici? Assolutamente sì. Dopo voglio che tu mi tiri danni, sappilo. Forse no, perché li salvavi. Ci ho mancato poco. Ah! Già speravo in questa pallonata mostruosa. Appena te la scarica, la tua... La sganciano. Ho perso 8 sanguinari senza fare assolutamente niente. Ah, adesso ho scoperto un altro magheggio. Hanno tolto la chela prensile dal camion. Fine turno di Sava. Sì, ho ucciso un'unità, esattamente. 2 punti. Lei mi scarta la carta? Sì. Quindi se prende un punto comando, regia? Sì. Si passa al turno mio e sai cosa farò adesso? Dichiaro Wag. Bravo, bravo. Dichiaro Wag. Assolutamente. Visto? Quindi hai più uno forza, più un attacco con tutto? No, l'importante è rivulnerabile il 5. È rivulnerabile il 5. Questa è la cosa più bella che posso fare. Allora, quindi dichiarata Wag. Questa stavolta non l'ho dimenticato. Poi, test disciplina. Sì. Test disciplina qui. Tu sei nell'ombra del caos, hai un meno 1 al tiro e se lo fallisci subisci di 3 ferite mortali. Direi che con un 10 non è fallito. 11 comunque. Ah, no, per 1. Perché è meno 1. Ok, e altri test di cipina sto guardando? No, non no, nulla. E quindi, test fatto. Cipino me l'hai messo? No. Sì. Ah, 2. Devi 2. Però fare il tiro per la caccola. Tiro per la caccolina magnifica. No, vedo un 1. No. Non l'ho visto 3 ore prima. Quindi, 2 punti comando. Sì. Missioni. Ho un obiettivo solo. Corretto. L'ingraggio. Ok, si può fare. La WAG l'ho dichiarata, non mi sono scordato nulla. E adesso cerchiamo di fare qualcosa. È il mio secondo turno, quindi entrerebbero le riserve. Casomai. Entrerebbero le riserve, sì. Sto cominciando a rubarti troppi metri. 2 te ne ho dati, perché continui a rubare i miei? Perché sono più belli e hanno il tuo profumo. Sono tutti uguali. arbitro arbitro io posso consolidare dopo il combattimento però qua dopo il combattimento puoi consolidare sì. Cioè, quindi se sei interessato a farlo mi sposto fuori dalle palle assolutamente là non mi serve e qua sì allora lei mi deve arrivare in combattimento in attacco profondità ancora con spiccateschi 10 sanguinari e carro no spiccateschi e carro basta sì ok spiccateschi e 10 sanguinari che sono la sua unità. Non c'è, non sono 2 unità separate. No, devi seguinare con spiccateschi adesso. Ok. Dopo ci sono arrivato, vai tranquillo. No, tranquillo, non dico nulla. Io sì. Tante cose. Ah, questa scena l'ho già vista. Io che mando il mio carro da guerra in combattimento corpo a corpo. Nella mia testa funzionerà. È overkill. Qualcuno può fare la mia foto qua sotto, ma è overkill. Dipende se dopo tira fuori anche i capi da là, se tira fuori i capi anche da là, è overkill. Senza, forse no. Allora, aspetta, è overkill. Resistenza 5, armatura 4. 7, armatura 4 e vulnerabile 4. Overkill, già scritto. Se tiri fuori anche i capi, sì, dovrò no. farlo. Più altro, dopo c'è il problema d'oro. E dopo c'è il problema d'oro. Dopo c'è il problema d'oro. Però io ho dichiarato WAG. Però tu hai dichiarato WAG. Quindi sbarco di 3, movimento di 5, sono già a 8. Sono già a 8.
tutto. Sacrifico i 5 colpi di antifanteria. Non hai nessuna fanteria qua, effettivamente. Tante cose? Fante quindi chi? Effettivamente potrei anche correre, ma qua non ci sto, non passerei mai. Non passerei mai. No, decisamente no. Vabbè, quindi per sicurezza corro con questi capi imbarcati. Va bene. Poi 6 non voleva uscire. Quindi 3 più 4, 7 più 5, siamo a 12. Arrivo ok. Fino a qua giù. Fante? No, non è in grado. No, dove ci sono ancora uno? Chiedo scudo, ma dove prendere i modelli che sono lì? Sto sbarcando. Sbarco, quindi sono. Non sì, più che altro il fatto è che adesso io perdo tutti quanti i cavalieri. E no, fermati, io perdo. Basta questo. Io ora perdo. E la conseguenza basta. Subito dopo. Non è... E va benissimo così. Non serve che non aggiunga altro. Mega capi, corsa. E Mega Capo sta sotto. Sì, va tranquillo. So che non sembra mai così. Così. Madonna. Sbarcheriamo anche con questa unità di Boyz. Io ho preso la gorilla prima. Che non correranno così, spareranno un colpo di pistola. Ehi, meglio di un calcio nei denti. Cosa vuoi dire? Al Blooded Test no, ma ai cani sì. A parte che basterebbe disingaggiare. E il peto? Che in realtà potrei anche disingaggiare, perché sinceramente quei tre Boyz là... Rischio solo di farmi ammazzare per nulla, quindi effettivamente disingaggeremo. Non è che puoi scappare in qualunque modo, no? Piangendo okay. Conta. Ok. Anche perché... potrei rimanere per sparare ben 3 colpi di pistola, anzi 2, visto che spacca grosso una pistola. Però non lo vedo così utile. Allora, questi tecnicamente ci sto pensando, questi anche, quelli soprattutto... Cosa posso farci io? Pensare anche tu. Non ci resta che piangere in realtà. Potrei disingaggiare. Posso disingaggio, sbarco, non assalto. Dovrei sbarcare, disingaggiare, dopo assaltare, giusto? Se disingaggio, sbarco. Disingaggio, camion. Assalto. Tutto a posto? Puoi anche disingaggiare, sbarcare, saltare. Eh no, perché se sbarco dopo il movimento non posso saltare. Vero, non è la rampa di cosa? Devo far manovra. Gli dicono se c'è qualcuno dietro. Però tecnicamente è fattibile. Cioè, in realtà aspetta un secondo, fermo. Non ti serve. Perché ti ricordo che i veicoli possono passare attraverso la fanteria. Quindi vado oltre. Non la mia fanteria, la tua fanteria. Ah, ok, ho capito la logica. Che puoi attraversare sempre i modelli. Gli unici che non possono farlo sono veicoli mostri con altri veicoli mostri. A meno che non abbiano una specifica. Tipo un profanatore a caso. Si investe e si spostano. Esatto. Si spostano, come quando c'è la regola dell'investimento. Fiori o morte? Mi sposto. Ma come mi sposto? Mi sposto. Ma io la sto investendo. Mi sposto. Decido che un singolo modello si fa investire. Ops, è quello con la bomba termica. Unica roba. Aspetta. Sentendo tuono. Ops. Ah, sì, aspetta. Allora, bomba termica. Allora, camion. No, quello che volevo. Camion disingaggia. Le caccole disingaggiano. Ma hai fatto tutta questa fatica per entrare in. Per portarti il più vicino possibile? Sì, ma quello che la gente non sa, che la mia testa sta pensando da
10 minuti è: perché non ho mosso quelle moto? E quindi, e appunto, non le ho mosse. E visto che non le ho mosse, spareremo su questi bei. Ma hai visto il trailer di Mad Max? Ma wow, che bello, mamma mia, non vedo l'ora. L'orato zona di schieramento è così. Sì. Dubito. Me la può mettere solo notaro? Posso cancellare live. Stream, no? No, no, grazie. Qua. L'unica zona, non penso, forse l'angolino laggiù in fondo, 9 pollici, dubito. No, perché ci ho messo l'altra squadra di Mastini. Cioè, penso che non esiste nulla nella tua zona di schieramento a 9 pollici. Non penso proprio nella mia zona di schieramento. Perché qua sei tappato dai cosi. No, ce ne sono i cani a letto. Ma lei non c'è la telecamera da live, non c'è il drone. Allora, in teoria potresti avere un bucherello tipo qua in mezzo. Sto guardando adesso per non so. Corsa, di, pollici, corsa del camion. Okay. 6 pollici, 9 pollici di corsa del camion. Finisce qua. E delle mucche. Ok, no, non ha una basetta di spazio. Quindi i miei da jump, da jumperanno domani. Mi insegneranno come da jumpare un prossimo giorno. Corsa di questi ragazzi qua. Sto dando troppo tempo, non mi piace. Vabbè, ma non pensavo che portasse 300 modelli. Lo so. Ne ho 60. E in realtà no, ne ho 50, perché ne hai già ammazzati 10. Non avanza, cioè un esercito da corpo a corpo che non va avanti. Fallisco le cariche. E ci ho provato ad assaltare, mi faccio 3 con quelle mucche. Cioè, quella carica mi ha segato la partita, eh. Sì, sì. Su, fidati. Sì. Ottimo, e ho fatto tutti i movimenti. Fase di... Mac potenzia veicolo, ovviamente. Sì. Moto comprese. Fatto tutto. Assalto. Movimento, quindi da jump non lo faremo. Va bene. Perché no... Per fastidio questo principe demone maggiore qua, non lo tocco, non lo toccherò. No, grazie. Ha già perso fatto... una... No! Ha già perso una prima. Ok, fase di tiro. Vale. Ci divertiamo. Allora, cominceremo con le cose ovvie. Questi dovrei svamparli in corpo a corpo, tecnicamente. Molto, molto facile. Anche qui, in realtà. Molto facile. Quelli un po' meno, perché non hai così tanti attacchi. Sì, quindi spareremo qua, con le pistole. Quindi, allora, lanciamissili, non so se vede i tuoi cani. Sì. Cioè, le tue mucche, voglio dire, chiedo scusa. Ah, no, no, le mucche assolutamente no. Perché non sono dentro l'edificio e sono ben che dietro. Quindi, lanciamissili sparerà sui sanguinari davanti, giusto per usare Blast. Tutto il resto sparerà su dei cavalli. Ti ricordo che hai uno di Blast anche sui mastini. Non so, ma ce ne ho uno solo. E aspetta, hai uno solo su entrambi. Queste hanno due ferite e loro hanno una ferita. Quante ferite hai da Raido? 4. Grosso questo. Vabbè, tutto qua, dai. Vai. Lanciamissili sulle mucche, sui cani, scusi. Un colpo, continuo a fare sempre un colpo. Nisma. Non colpisce. Quindi abbiamo la bellezza, e sottolineo la bellezza, di 8 colpi di pistola. Più. 2 a segno. Perché due? Non stai sparando in reazione, scusa. No, non capivo. Ho avuto un momento di lapsus. Sono... Mi togli gli attacchi. Già colpisco male. Al 4. 2. Visto, 2 a segno. Al 5. Sono morto. Meno male che non c'ho la cirica. Non ancora. Chi? Camion, 3 colpi di Requiem. 5. Sul... 5 colpi di Requiem sulla mucca. Vai. Ne va a segno ben 2. Sì. Ferisce il 5. Ferisco il 5. 1.
No, non è cambio. Salvo al 4. Non avevo dubbi. Dimmi. Uno. No, uno, 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 non è qui, è un pesante finto. The discount. Allora, carro da guerra. Non avevo dubbi. Tutto su quelle mucche. Devo togliere della vita. Allora, quindi. Preferirei di no? Cannone, cannone da battaglia. Cannone da battaglia, sì. Kill cannon. 5 più 1, 6. Più, scusa, più 3. Più 4, più totale, 4. Quindi 9. No, sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, posto così. Quindi ho messo solo il blaster e non si prende. Al 4. Vai. Non vorrei che sia 5 con Ivi. Sicurezza, butto un occhio. Ma è nostro. Appunto. Che non sia 6 che va a 5. Intendevo questo. No, non c'hai. Devo dire 4. Brutto questo. Sì, te sarà brutto. Guarda qua. Al 3. Guarda qua. Quanto basta. Al 4. E signori, continuiamo a non fare salvezza. Apposta così, un mortaio così giusto per ridere, che fa i suoi 5 attacchi. Sì. 4 attacchi, giusto, colpiamo con le cose inutili. Forza 5, 2 ferite. Sì, sì. EP 0. Salvo il 4. Ehi, ne ho salvato uno. E 20 colpi. Sì, magari su 5 salvarne una non è tanto in media. Questi sono i mitra, spara grossi, 4 spara grossi. Via, via, via. Chiedo scusa, potremmo un astro di velluto. La gabbia di metallo che si rimane fuori. E che ho le braccia corte io. Al 5 1. 1. Adesso do. Salva 4. Sei là, l'ho salvata. Complimenti. Sì, i sciacalli. Quindi, i due mega scopers misura. Di 3 colpi. Più blast. Sì. Ok. 4 colpi. Sempre meglio che questo adesso che dopo con gli hazard. Assolutamente sì. Una segno. 4 sì, 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 perché non ha IV. Controllo per sicurezza che non voglio di cazzate. Non quest'arma almeno. No, è solo azzardo. E l'altra. No, li tiro subito gli azzardi. No. Attenzione, adesso sono in corta, quindi ho la bellezza di 3 colpi 24 ciascuno. 24 colpi. Che non sarebbe difficile, 4. Perché ok, colpisce, ferisce, ma non salvo, come sempre. Mi mancherebbe un dado. Usa 4, 5, 6, così lo faccio morire subito. Guardi, le rubo un dado perché sarà l'unico che colpirà Frida. Al 5 però. Visto? Per colpire ha colpito. Non infierire. Io sono già contento che non fai più scarica di colpi al tiro. Mi va già bene così. Che bello che era giocare a lanciare i dadi in nona. Mamma mia. Che bello. Carrettate di dadi. Mi sembrano tanti dadi questi, no, una volta ne lanciava carrettate. Che bello. Non ha ferito il mio dado. No, non ha ferito. Un eroglio. No, allora. Lo colpisco. Ferisco 3. Sì. 6. Quante? 6. 6. Gli torno il suo dado. Grazie. 1. Cioè, uno salvo. Sì. Ah, ok. Sono al contrario. Stavo dicendo no, come? No, uno salvo. Quindi sono. Via, due mucche e mezza. E sono 6, danno 2. Ah, certo. Eh sì. Cioè, sai, salvare le cose non sarebbe male. Ma può decidere di non essere coesione. Mica obbligato.
fine turno devo saltarlo. Fallisco una carica di 3. Io l'ho già fatto. Anzi, no, sai, non mi ricordo come erano messe. Vabbè, no, facciamo dopo. Ok, fase di tiro del carro fatto. Cambio. Fatto. Le moto, quelle bellissime moto, sfrutteranno per la prima volta da quando gioco alla 10ª edizione la loro regola figa. Che come regola figa, semplicemente che se sei in corta o un più uno hai il DP. Ma perché stai usando i miei dadi? Perché ti porto sfiga i dadi. Ma guarda, sto facendo tutto da solo. Quindi sono 5 colpi a moto, perché sono in corta, ovviamente. Sì. Sono in corta. 9 pollici, sì. Sì, non con tutti. 9 pollici, penso di sì. Sì, con tutti. Ahimè. Ah, il 5. Che faccio prima a prendere i 5 stavolta. Ok. Ferisce il 3. Ferisco il 3. Binato. Binato. Per fortuna. 3. A VP 1. Perché normalmente sarebbe VP 0. Neanche io. Le cacche hanno disingaggiato. Quei orchi che sono sbarcati faranno un missile sul tuo. Sul tuo demone maggiore. Il missile non vede il demone maggiore. No, perché l'ho messo in una maniera veramente idiota. Esatto. Allora, tutto. Lo strumento del caos mi dà più uno davanti a te, carica. Lo standardo mi aggiunge, mi porta la disciplina a 6 invece di 7. Sparerò con i boys su quell'unità. Sì. Quindi sono 8 colpi di pistola come prima, uguale identico. 5 cecchini. 6? 5. Te ne mancano. Ok. 2. Salva 5. Dovremmo solo trovare il modo di rendere questo un po' più fermo. Si sposta sfiorandolo. 2 chiodi. Lanciamissili. Indovina quanti colpi ha fatto il lanciamissili? 1. Come sempre. Quanti sono morti adesso? No, nel senso, ho il blast? No. Non erano 5. Eh sì, no, prima, no, la stessa unità. Comunque ne hai uno. Eh sì, per la stessa unità, per questo. Quindi ho 2 colpi. Uno manca. E uno non ferisce. E basta. Giustizia qui, dai. Fatto. Penso che ho sparato con tutte le mie bellissime unità. Penso di sì. Sì, quindi faremo un bel assalto. Vabbè. Un bel assalto. Cominceremo con i boys qui. Non penso che non mi servano questo. In questo momento non posso fare nulla. Quindi questi boys assaltano questo. Non durante la fase di carica. 7 pollici. Anzi, in realtà sì, posso fare. Fai il movimento. Perché posso fare ancora un po'. Posso sapere qualcosa prima? No, i mastini possono fare intervento eroico gratis. E a comincio con i mega capi. Chiedo scusa. Mega capi sui tuoi mastini. Vada. Anzi, camion sui tuoi mastini. Vai. Dopo sì, non puoi bloccarti, non puoi spostarti, quindi camion sui mastini. Ecco come consumare una carica di 11. Mega capi sui mastini. Fammi un secondo. Quando che loro intervento eroico? Devo pagarlo, sono 2 punti di comando. Ah, perché loro ce l'hanno gratuito. I cani ce l'hanno gratuito, posso farlo anche se l'hai già fatto. Okay. Con mega capi. Vai. 7. Perché mi è venuto in mente una cosa adesso. Sentiamo, vediamo come mi trassi, dai, dimmi. Non è questione di trassare, è questione che io comunque posso fare un intervento eroico. Con i sanguinari. Sperando di allontanarmi dai tuoi mega capi. Io spendo 2 punti comando. Cioè, per allontanarmi i tuoi ragazzi. Non detto mega capi. Intervento eroico e vai là. No, sei obbligato adesso un'unità che mi ha saltato? Sì. Quindi. Sei obbligato ad andare a quell'unità che ha. Quello non lo so. Tanto vi vado sempre. Avrebbe senso. Tu posso fare la carica intanto? Vai dall'altra parte, io. Allora, tanto io tiro la carica del carro da guerra sulle mucche.
Nemuka a centrocampo. Ok. Sì, sì. Comunque cerco di allontanarmi da quei ragazzi. Se riesco a fare il giro dall'altra parte, invece di una carica di 2 pollici, sarà una carica di 5. Però triplico il numero di risultati utili. Io devo fare 12 tipo di carica. E un più 1 perché è la mia carica. Un di 6. No, è un momento di carica. Però mi piace la sua idea. Però 10 pollici in movimento. Però devi massimizzare, quindi è possibile scappare. Sì. Purtroppo sì. Vabbè. Quindi, però... penso che è stato uno specchio tipo di comando, sei sicuro? Io ormai l'ho fatto. Glielo chiedo. Senti, in qualche modo devo pur provarci, no? No, perché l'idea ci stava, ma a sto punto... A quel punto potevi interrompere, dici? Sì, a quel punto mi rompevi più le palle interrompendo con i colori in mezzo al campo. Ah, qui tu non fanno niente. Mi ammazzano i capi. Non riesco con così pochi attacchi. Vabbè. Ok. Quindi lei ha fatto questa cagata. la descriveremo come mossa tattica cagata, però... Assalto. Bastava tirar... Molto, quasi sicuramente sei più vicino di prima. No, assistenza. Bastava fare 2 pollici di meno e ero fuori dai piedi. Perché io faccio cose stupide, però questa... le sfida un po'. Che però adesso si spegnerà la... All'inizio della fase di carica probabilmente sì, perché a quel punto lui ha un capi. Coso, quello è suo, quindi sì. 7, sì. Ma tanto, cioè, nel momento in cui hai fallito quella carica la partita era finita. No, lei continua a dirlo, comunemente. Signori. Prima partita, prima vittoria, sì, mi sembra proprio... Gli orchi non sono mai battuti, ricordate. Allora, la mia idea, la mia idea era saltate con le caccole e basta. Sì. Quanti attacchi sviluppi? Là? Sì. Cosa sono 3 modelli? 2 modelli più lui. 9. 9 attacchi. Però non le schiatti tutte. No. No, ammazziamolo. Boys. Vai. No. Pensavo di fare muretto con le caccole, ma dubito fortemente di... Vabbè. 9 polli. Ai. Ok. Fatto e fine. Allora, lei non mi può più interrompere perché ha fatto la cagata. Mm-hmm. Quindi cominciamo semplicemente dalle modelli più vicini a me e poi mi sposto avanti. Quindi, 10 boys che assalta in un turno di WAG, attacca tutti, quindi escludendo il capo, sarebbero 8 per 4. 32, così pochi? Sono 4 attacchi a testa e sono 8 modelli per spacca. Sì, ok. Allora forse è ancora una chance. 8 e 8. Devo fare 2 volte questi perché non abbiamo abbastanza dadi. Non c'ho il capo guerra, colpirò al 3. Non serve che vado a generare 5. Dubito fortemente. Ok, colpiremo al 3. Questi sono i primi 16? Sì. Ok, colpiremo al 3. Quindi 3, 6, 9 e 1, 10. Più 2, 12 perché 3, hai comunque fatto 2. 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 e 1, 27. Quindi qua c'erano 16, ne aggiungo uno, arriviamo a 17. Al 3 per compiere un'inc forza 17 15 13 12 12 tira matura più altri 10 vai. 12 3 6
12 più 9. Vabbè. 21. 21. A lei compreremo dei dadi rimbalzanti. Rimbalzano già abbastanza. Sa che divertendi. 2, 3, 4, 5, sono 6. A 5. Non c'avevo 2. Una volta di media. 6 sono fatti. Questi due. Anzi. Ok. È arrivato Porto, Natale. 8. Io ho detto okay. Porto. 10 tiri a salvezza e hai eliminato la squadra. Ora me ne resta soltanto 11 su Naraldo. Ora me ne resta soltanto 11 su Naraldo. Ok. Via. Yeah. Naraldo il Munabia 4 o 5? 4. Ah beh, lui è un pochino meglio. Ah, facciamo... Quanti punti Naraldo? 60. 75. 75. Porto. Motto da Raldo. Ne ho fatti 2 su 8. Non è una media, è 2 su 8. No, salvando... i miei tiri salvezza al 4 stanno facendo una pietà. Sì, io consolido sull'obiettivo per la cosa più vicina. Ti ho fatto uguale. Tanto che il cane mi rispolpi adesso. Perfetto. Passiamo ai mega capi. Mega capi sono in carica di Wag, quindi un attacco in più e in aggiunta le armi mie sono le ferite mortali, sono devastanti. Quindi si parla di kill Power Claw. 4 attacchi a testa, sono 8 attacchi. Mettersi a leggermente diverso. 8 attacchi, vado al 4 perché il più 1 per colpire sono il tiro del me. Altissimo, utilissimo. Hai 4, 2, progeno. Sì. Qua forse conveniva a generare colpi. No, tanto dopo. Forse sì, qua sì. Boh, frisce 2. No, non cambiamo niente, ho mancato tutto. 3. Sono morto. ti sei perso una cosa, regia. Facevo devastanti e 6 con 4 attacchi e ne ho fatte 3. Bello, dai. Stavamo disquidendo il mio avversario sul fatto che forse faccio troppi pochi attacchi. 5 attacchi del capo mech. Giusto. Qua cambiava a mettere in generale 5. Ne avresti fatte ben 2 di più. Mi dico, che arma ha? Si sente qualcosa. E lui sembra che è uguale, non cambia niente. Però c'è una mortale, basta, avanza. Un parossistico. Non serve neanche provare a pensare. Mettiamoci coni. Vai, Korn vince premio mongolino d'oro per questa fase dei tiri assurdi. Passiamo ai capi. Vai, capi. I capi. Allora, sono la bellezza di 5 attacchi a testa. No, 4 attacchi a testa. Sì, ma non mi servono. Ma non mi servono. Sto facendo tutto da solo. Giovanni, vado in overkill. Se conti che non ho più, ragazzi, non ho più sanguinari in campo. Praticamente. 4, 8. Perché un'unità riesce a far fuori. Dai. Siamo seri. Questi sono gli spacca grossi che colpirò al 2 in quanto c'è capo guerra. Vai. Tutti. No, questo mi rovina la media. 1, 2, 3, 6 vedo, quindi ne aggiungo 3. La mia forza è una bella forza 7, se non più 1 per la WAG 8. Più 1 per la WAG 8. Felice 3. Tre, sei, nove, 12 e 2, 14. Tiro tutti insieme, tanto è tutto uguale. 2 danni ciascuno. So. Allora, ho salvati ben 6, che vuol dire morto, mortissimo. E rimangono laggiù. Idem con patate fatto prima, quindi sono 8 per 4 attacchi. Sto parlando di unità di boys laggiù in fondo, sì, con
Lo dicevo per gli amici da casa. Ma non ho amici io. Quanti due? Andiamo con 6. 3, 6, 9, 10, 11. 11, la prima frusciata di dadi. 11. 11. 11, qua c'è un 6. Quindi 15, 19, 20, 21. 21, quindi aggiungiamo 5 dadini. 3 e 2, 5. Ferisco al 3. 3. 3, 6, 9, 12, 15, 17. Questo addirittura farà superare 3 tiri salvezza al 4. 17. Che ho fatti 6, me ne mancano ancora 11. 11 tutti sulla radio? Sì. Che ha già preso una ferita, tra l'altro. E muore. Non c'era nessun dubbio. Undici su. Fine del mio assalto, perché non vedo nessuna unità in combattimento corpo a corpo. Non c'è più nessuna unità mia in combattimento corpo a corpo. Anche questo è vero. E fine del mio turno. Come missioni secondarie mi porto a casa solo 2/4. Quindi 0. Non nessuna secondaria. No, perché non poteva farlo durante... Non l'ha dichiarato. E non c'era nessuna unità al centro del campo all'inizio. Ok, quindi torno. Sì. Punti comando, li ha già messi lei? Punti comando li ha già messi. La ringrazio. 3, 1. Sì. Penso che l'ultima cosa che farò tanto è muovermi 3 pollici verso il tuo demone maggiore. Va bene. Non puoi, perché se non ti arrivi in contatto su un obiettivo non puoi fare consolidamento. Ah, devo arrivarci. Devi arrivarci. Non è più come una volta a provare pollice. No. Corretto. 10 punti e non devo fare battleshock perché tutte le unità che sono ferite a parte del domani maggiore sono state tolte dal campo. Secondario. Giusto. Allora, extend battle lines, che ce l'ho. Deploy teleportomer, che sarà il mio punto comando di questo turno. Quindi starti, deploy teleportomer. No, devo farlo alla fine. Lo faccio adesso. Lui vuole guadagnarlo il punto. Esatto. Ah, ma così posso censurarmi? Se mai te la do. Bene. Lei mi ha citato una cosa talmente tanto specifica. No, ok, infatti quando lo fai glielo faccio notare. Ups. È magnetizzato. Ah! È l'unico che ho magnetizzato. Che sembra un'idea molto intelligente da fare su questi modelli molto... Ma tutto sono magnetizzati sotto. Sono magnetizzati sotto, sì. Quindi ho tipo un cannone, 10 sanguinari per cercare di arginare un esercito, quindi non ho fatto danni. Bene così. Ricorda che il tuo secondo turno potresti entrare terzo. Devo risponderti? Ti dichiaro walk. Ah, tra le varie cose tu hai vulnerabile 5, quindi non posso neanche contare di farti danni. Bene così. Abbiamo lo stesso invulnerabile. No, io adesso tutto quello che è rimasto in campo è 4 quasi, tranne i cani che non te l'hanno mai combattimento. E te ne lamenti? Sì. Se devo fare una fase comando, non l'ho fatto, quindi pazienza. Quindi noi faremo così. Lui muoverà 12 pollici qua. Cercheremo di prenderci un camioncino. No. Che tecnicamente anche questa volta il camioncino ha fatto un cazzo in corpo a corpo. Consigliano la casa dei grandi. Sarebbe comunque il prossimo battle round dove non resteranno unità in campo, quindi potrò farci ben poco. E poi lui non è un Eldar. E non sono un Eldar.
Colpo di scena. A puttane tutto. Rega, non possiamo farti vincere, devi andare a puttane in qualche modo. Tipo, ti sfido a fare Gambit. E le accetterei. Se sei un uomo. Se qualcuno da casa vuole fare la donazione per costringere Bundega a fare Gambit, donate adesso. E adesso compare la donazione da parte di Degra. Facciamo un altro pian. Cos'è? No, bene, il problema è che ti gare fette. Ho un 47 di piede con Timberland, quindi infatti 49. Saccatta patam. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa qua. Come siamo coi turni? Nel senso, quanto tempo ho sprecato prima dei turni? Un sacco. Che tanto si era dimenticato dei turni perché ha schiacciato. No, questo è solo un turno. Sì. Con permesso. Ho visto tipo. Ho visto come suonare un pianoforte laggiù in fondo. Allora, 9 pollici. Non riesco a infilarmi un camioncino qua. Un cannoncino per un camioncino. È proprio brutto quel modello, mamma mia. No, la versione canone. La versione car è fighissima. E quello che è? La versione, versione trono è bellissimo. Cioè sì, cioè è bellissimo. Anche utile. Bellissimo e altro. È un bel modello. Ma il cannone è proprio... No. Sta però mi piace. Ma dai, ti prego. Ma guarda, questa torretta sopra messa posticcia, attaccata col patafix. Ma per il teoria dovrebbe avere due serventini a tenere, ma mi piace ancora di meno come modello. E boh, vabbè, tanto la partita è andata. Cioè, avrebbe... Spenderò un punto comando. Avrebbe più senso se fosse dei Nargoy come cannone. Per permettere di fare un attacco in profondità a 3 pollici delle due unità. Non può caricare, ma può stare qua. Farò una super mega accettazione. Rabbrividisco. Fase movimento finita. Passo la fase di tiro. Il mio cannone tira su. Io, questo fa ridere. Ah, io ho adesso un cannone addirittura che può sparare con blast sui tuoi orchi da giunto. Sicuro? Cosa posso fare? No, perché mi aiuti l'unica unità che non sto riuscendo a mandare da quella profondità a farmela più piccola. Ma fa meno danno. E se faccio l'azione? Il mio obiettivo è fare azione. Se sparo sui comando fa esattamente la stessa cosa. Se sparo su un'unità in mezzo non posso perché l'ho messo in maniera tale. Vabbè. Un D6 più 2 più blast. 11? Quindi 6 più 2 più blast. Sono in 20? Sono in 10. Quindi sono 5 più 2 più 2 9. Non so perché ho messo il filo. Pensavo unità da 20. Infatti per questo ci pensavo tanto. Io, perché 4, c'è qualcosa che non so. Moltiplica. Vanno anche in 7. Non male. Forza 9? Forza 9. Risco al 2. No, resistenza 5. Resistenza 5 a 3. Sono 4 feriti. La salva vale 5. Mi deve salvare 5. Mai. Beh. Salva 2. Beh. Non mi lamenterò. Altro tiro non ho. Passo le cariche. Piccateschio e sua unità va sulla banda di ragazzi. Il demone maggiore sul carro. I cani fanno una carica multipla. Le mucche, scusano i cani. Mucche faranno una carica multipla. Tutto? Praticamente sì. Forse non i mega capi. No, non prendo il carro da guerra, ma prendo tutto il resto. Mega capi, camion e. No, penso che ti conviene dichiarare anche il carro da guerra, se no non ti si puoi mettere qua. Vabbè che te fa dietro, sì, scusami. Basta stare in contatto con quelli davanti, sì, chiedo scusa. Faccio affari miei e mi censuro. Allora, carica delle mucche. Così posso fare le facce brutte. 5-6 pollici. Sì, quella che le carica. L'unico modello magnetizzato. Ma vai veramente sui mega capi? Sì, ma non posso. Aspetta, però c'è il coso che mi impedisce. Una roba. Di culo, no, l'avversario mi schernisce, mi mette il culo in faccia. Più che altro, siccome questi fanno mortali di impatto,
lo senti il rumore delle Astrix che si muovono. L'avversario si avvicina di culo. Io ti ho detto che devi chiare carica sotto. Ma qua non ho tanto questo elemento qua. Lui infilo qua. Aspetta, attacco tutto. Ecco. Non sei troppo vicino al mio carro? Vabbè, uno non attaccherà. No, dove sta? Ma ti scherzo, non voglio rompere le balle adesso, però... Guarda, così ci sei. Se mezzo poi c'è quello davanti... No, dove c'è il contatto di basetto, uno attacca. Potenza. Hai comprato? Sì. Non ingaggiamento range. Chi combatte deve essere in distanza di ingaggio, oppure contatto di basetto con qualcuno in contatto di distanza di ingaggio. Demone maggiore. 5 pollici, manca poco che non riesco a fare. Questo demone maggiore che continua a inciamparsi. Prima la carica da parte. No, prima che vola, quindi quando atterra tipo passetto. Spiega perché compagnia. 8 pollici di carica. Io ti guardo. Ne hai fatto 2. No, l'ho usato per fare il tecno profondità inutile. Niente. Tu puoi interrompere quindi. Sì. Ah, tanto fine della fase di carica, loro devono fare i loro attacchi di impatto sui tuoi megacapi. Sono 5 modelli. Anche chi non tocca? Sì, tutte le unità. Un dado per ogni modello dell'unità. Perché io sono il rapporto specificato che devo toccare. Io esatto. Il suo io no era non controllerò perché ho ragione io. No, non posso scherzare, non mi ha capito. Di tante unità hanno la questa cosa. Bastardi. Abilità. Scegli un'unità nemica in distanza di ingaggio di questa unità e tira un di 6 per ogni modello in questa unità. Bastardissimo! Ogni 4 più sono di 3 mortali. Comunque, Wi-Fi? Wireless? E ne fa 3. Sono 3 di 3 mortali sui 2 megacapi. Sono wireless. Sono wireless. No, probabilmente si mettono in fila uno all'altro. Non voglio saperlo. Non voglio sapere questo centipede. 3 di 3. Sono 6 mortali. 6 mortali, sti cazzi. 2 morti. 3. Quindi in realtà ammazza l'unità e resta fuori il mech. Avrei preferito ammazzare il mech, ma non posso. Non puoi. E ho appena ucciso un modello, il metallo, perché il metallo è bello. Lo era. A questo punto vado con i miei attacchi. Tu puoi interrompere, perciò inizierò con i... Tutti i miei attacchi, anzi aspetta, uno deve andare sul camion perché deve, tutti gli altri vanno sui capi. Quindi abbiamo l'araldo è quello sul camion, giustamente. 5 attacchi al 2 sul camion. Tra le varie cose non penso mai più di essere entro 6 dal demone maggiore, vero? No, occhio no, ma in realtà non di... forse anche sì, perché sono alt dopo l'int della basetta e ho ancora un pelino di qua. Quindi ho anche un più 1 per colpire. Hai anche un più 1 per colpire, quindi colpisce a 2. Con questo colpisco 2 comunque. Forza 6 sul camion, immagini di ferire 5. Cavolo, guarda, sì, senza... Camion. Ah, il camion. E comunque resistenza 8. Sì. Una ferita. Scusami, mi sono dimenticato. Mi fai un battle shock su entrambe le unità che sono là? Anche i megacapi? Anche i megacapi. Allora, cominciamo dai camion. Dai camion, scusa, dai capi. Capi vai. Normali. Non ha... Spero il capoguerra. Spero il capoguerra. Più che altro la questione è, tu quanto hai di controllo su quell'obiettivo? 1. Allora, dopo dai il carro da guerra. Già. Leadership 6, quindi capo l'ho passata, perché non sono in roba di guerra. Bisogna controllare il carro da guerra. Ah, ok, ho capito il motivo. Allora, carro da guerra. Perché se te mi metti l'ombra del warp... Esatto. O C5. Ok, vinci tu Wog. Perché io ho il... cosa? Wog. Quindi non la passo. Del caos, sì. Ok, la passo. Poi camion. Sì. Superato. Passo e a capi. Superato. Ok. A posto. Ok. Non arrivano mai in carica e ne dico sempre già. Ok, quindi gli attacchi. Quindi, il camion ha subito una ferita. Una ferita. Adesso avrà 5. Chiaro. Bravo. 4 attacchi di mucca. Colpisco al 3. Vanno 2. Ferisco al 4 perché ho forza 6 ma ho lancia.
o un danno di ferita devastante, non puoi farci assolutamente niente. Però lancia non è una regola che è usata in molte unità, quindi prendi una ferita. No, è devastante. Ah, devastante. Sì, sì. Cioè, tu eri un categorico, prendi una ferita. Esatto, cioè, prendi una ferita e basta. 8 attacchi di spade sui tuoi capi, colpisco a 2 perché sono dentro l'aura del mio demone. E chiaramente 2-1 ci rimettiamo. Ferisco al 4, ho forza 5 e tu hai resistenza 5. Sono 4 ferite, non ha ferite devastanti questa, un soldo alla 5, danno 2. Ripi? 2. 2, quindi muoiono 3 capi. 3 capi morti, bene così. E poi sono 16 attacchi di corna. 3, 4, 5, 6, 10. Sbaglio mio che mi sono dato di nuovo il meno 1. 13, 16. Sbaglio mio che mi sono dato il meno 1. Capisco il 3. Potevo scommettere io su Sava così che guffavo. Hai già guffato abbastanza. Io ti guardo, è diverso. Appunto. Non ti dico. È quello che fanno i gufi, guardano. Io ti ho detto che devi fare qualcosa. Ferisco al 2, credo. Venga, guarda che qua Gambit il popolo ha deciso. Gambit. Facciamo Gambit entrambi. Tanto vinci lo stesso. Sondaggio terminato, ha vinto. Sì, è assolutamente. Ma posso fare Gambit con le fisse, sì. Forza, sì, sì, sì. Perdi, tu perdi la tua missione primaria e dopo i secondari vanno. Sono... No, perdo anche la primaria. Perdi la primaria. Il gambit diventa la tua primaria. Però quindi tengo le secondarie. Sì, tieni le secondarie. Finisco due. Comunque. Ti dirò. Sei obbligato. Ok, allora sono 5 ferite devastanti. 5 ferite devastanti. Che vengono salvate per ultime. Più 3, 7 ferite normali. 7 ferite normali. Allora, cominciamo con le 7 ferite normali. Quanto danno? 1 o 2? Danno 1 VP 1. Danno 1 VP 1. Quindi salvo il 5, in ogni caso non mi cambia niente. Comincio singolarmente perché... E hai 4 modelli però. Cioè hai 2 cose, quindi puoi fare 4 tiri. Ma lei mi è bravo. 2 salvi. Ok, quindi 1 andato. Quanti 7 devo farne? Ancora 5, sì. Scusa, ancora 3. No, ok, no, va bene. Sto dando i numeri oggi, lascia stare. No, non dico nulla. Quindi prendi una e ancora 5 entra nel devastante. Quindi 4 sul capo guerra. Che ne ha? 5, dovrebbe averne 5 o 6. Beh, non aveva 4 sicuro. 6. Quindi ok, quindi devo basta far esplodere il carro e muore. 2 ferite rimanenti al mio capo guerra. Che forse sono stupido 2 volte. Tanto stupido. Sono così sicuro che sto palleggiando una regola che mi dirà che sono molto stupido. Ma giusto per la procrona. Uno per ferire perché sono capi? Se vuol essere in tutto? Sì. Ok. Oh, scemo io. Dove mi dici? No, infatti lo scemo io. Mica ho detto te che trassato. Vuoi interrompere sul carro da guerra? Cioè sul demone maggiore? Resistenza? 11. 11. 2 punti comando per far sta cagata. Ma no. Non c'è più. No. C'è ancora da raggiungere. Bravo! Bravo, Sava. Capisco 2. Non con quei 4 dadi. Ferisco il 3. Il colpire del demone maggiore. 2 ferite, meno 4 di 6 più 2 danni. No. Ho il meno 1 i danni comunque di base. Ok, di 6 più 1, quante ferite hai? 16. Matematicamente non posso distruggerti. Vabbè, è un carro da guerra. Sono 9 danni. Ho 16 ferite, 9 danni già togliendogli uno. Meno 1 danno o meno 1 AP, scusa? Meno 1 AP forse, sì. Penetration. No. Allora sono 11. 11. 11 ferite, anche troppe me ne hai fatte. Te prego. Voglio, ogni tanto mi piace rischiare la vita. Ma no. 11 ferite subite, questo vuol dire che me ne restano 5. Mm-hmm. Troverò il 5 su questo dado in forma strana. Fai i tuoi attacchi.
fai? No, no. In realtà adesso mi sono ricordato. Io adesso ho ancora una cosa. Quell'aggeggio, alla fine del coso, farà 8 tir. Alla 8 fine di tutto combattimento. Cioè alla tutto. Fine della fase di combattimento. Allora, comincio qua per ordine, perché sono abbastanza... Vai. Automobilistico. Non puoi attivarlo. Non è ingaggiato. Puoi attivare le unità solo se sono correntemente ingaggiate o se hanno caricato. Quindi neanche lui tecnicamente? Tecnicamente neanche lui. Ottimo. Carro da guerra. Vai. Non dico nulla. Allora, 6 attacchi di Death Rolla. Vai. 6 attacchi di Death Rolla che voglio sicuramente ne mando segno 2. Direi. Non capisce 2 con il Death Rolla. Magari una volta. Una volta, ok. Forse il Bombricca, ma non so se... Una ferita. Una ferita per forza mia e 9. Salvare qua. Salvare 4. Chiaro. Dove finito il dado? Dietro al coso che ha fatto 4. Ok. Grabbing Claw. 2 attacchi. Fai 3 più. Danno 2, no? Le frolle. Le frolle danno 2, esattamente. Okay. 2 attacchi. Vanno entrambi. Sì. Forza 8. 5 meno 2 danni 2, subisco 3 danni, 6 colpi di ruote, ah no aspetta, non sono extra attacchi, scusa, un colpo di Breaking Ball, vai, like a break. No. Finita la fase di combattimento, sì, il mio demone maggiore tira 8 dadi al 4 più infligge mortali sul tuo carro da guerra. 1, 2, 3, 4. Giustamente. Vabbè, sono andati in media. Però quindi resta una ferita. Grazie. Aia. Non fai niente. Te prego. No, infatti, ma ormai te me l'ha fatto. Ti ho pigliato, ti ho inchiappettato questa storia del... Sì, ma cosa cambia? Niente, credo, un turno in più. Provi a saltarmi con lui? Non posso. Ah, è vero, ho fatto tre pollici. L'ingresso tre pollici. Allora, turno mio. Turno secondario tuo, scusa. Io completo Extend Battle Lines per 5 punti. E scarterò schieramento del teletrasporto, perché tanto... Per un CP. Eccomi qua, prendo un punto comando. Prendo punto comando. No, alla fine è terzo turno, non si fa inizio del terzo turno. Che mi tendi? Durante la fase di comando, il terzo turno, sì. Ma certo che si fa Gambit. Ma certo che si fa. Prima le cose base. Quindi prima. Gioca serio, te prego. No, quando mai l'ho fatto in vita mia? Allora, prima di tutto vedo se aggiorno il cepino delle mie calcoli. Perché sì, così la cosa più importante per me. Sì. Sì, a posto. Ma il Gambit devo per giunta sceglierlo. Sì. No, devi prendere le carte. No, devi prenderle, togliere queste. Lei mi ha letto questo. Lo scegli. Non scegli, dai. Tu prendi le quattro carte, togli quella che è Crossida Splend. Sì, quella che non uso Gambit. Scarti una e rimetti Crossida Splend. Quindi tu scegli tra due delle tre, che però sono randomiche. Ma se qua dice che devo scegliere e metterle in campo. Scusami qua un secondo. No, vabbè. Lui è giuria, giudice carnefice. Cioè, tanto. Carnefice essendo un tirannide. Sì. Esatto. Mm-hmm. Vabbè, lo battle round. Quindi avevo giusto? Sì, era giusto. Alla fine del terzo battle round lo scegli? Ma perché ti ascolto? Posso giocare la mia partita? Grazie, a posto. Allora, turno mio. Punto comando generato. Sì. Punti missione. Due obiettivi miei. 10 punti. Segna, guarda, signor Notaro. Fine del turno e scelgo. Punto. chiedo scusa. Non l'ho avvisata che volevo passare davanti, ma... Non si fa, Degra. Se lei si distrae, quindi non sono più WAG. Non hai più. Ma come dicete? Ma se c'è scritto che le scegli, scegli alle tre che hai.
Ok, tolgo una, ma non è che sono una. Tra quelle che rimangono scegli. Ok, ma come ti dicevi te, sembra che pesca no. Randomicamente, sì. Randomicamente sì, sì. Tanto alla fine del turno, purtroppo. No, perché l'ho già fatto il gambit, quindi so le regole del gambit, purtroppo. E se disingaggio, non sparo. Corretto. Se resto là, moro. Anche corretto. Ma davvero? Ma perché lei ha tenuto questi cani qua dietro a rompere il cazzo? Si che posso... missione devi fare? Scusa secondaria, ricordami. Certo, ma adesso c'è l'unità laggiù. Saranno le uniche sopravvissute del mondo. Sì. Racconteranno ai posteri come si muore con ritardo. Lo sapevo. Ah sì, scusate. Test di disciplina non li ho fatti, devo fare solo sul carro da guerra. Perché le unità sono rimaste uno ed è un personaggio. Corretto. Carro da guerra, test di disciplina. 5 lo fallisce anche, quindi tranquillo. Quindi mi sa che per forza delle cose non disingaggerai, altrimenti rischi di perderlo a prescindere. Quanto è fitta sta cosa? 9, resistenza 9. 9, resistenza 9. Loro potevano dare una mano là. Dovranno dare una mano là. Dovranno, cioè non sono più in qualche. Mamma mia, qualche non sono un turno. Ok, quindi per cortesia ho una carica inferiore ai 9 pollici, quindi non da jump. Un corpo a corpo cosa fa il coso? 4 attacchi di spada dei sanguinari. 2, 4, 6, 8, 10. Mettere Boom Boys. Ah, perché c'è spato col cannone, giusto. Perfetto. Loro se ne vanno. Più due attacchi di cannone suo. Dovresti comunque non riuscire a metterti perché sono rimasti esattamente dove erano prima. No, provavo a mettermi davanti. Prima non ho provato a mettermi davanti. Forse qua nell'angolino. Perché questo si ferma qua. E questo si ferma qua. Quindi qua è una fetta di campo. Una fetta acco grip. Allora, arrivi fino a qua. Passano ancora uno? Sì, guarda. Arrivo con tutte. Fino a qua. E dopo mi sa che più va più avanti invece arrivi fino a qua. Sono dietro lo scenico, no, sono anche dentro lo scenico. Sono anche dentro lo scenico, sì. Però dovrei togliere quel capo guerra e mettere qualcosa che spara. Esatto. In realtà qua riesce ancora a metterti un po'. Ok, quindi lanciafiamme sui cani. Dopo noteremo se ci stanno. Lanciamissili sulle mucche. Mm-hmm. Che mi manca un lanciamissile d'appello 4, 8 e 10. Manca un po' più un boys d'appello. Sarà finito probabilmente l'unità di boys. Ci sono sicuramente due lanciamissili qua. Infatti, i due sparagrossi per sparare qua. E lanciafiamme per sparare i cani che li vedo. E dovrei essere a 9 tecnicamente da tutto. Sì, sì. Scusa. No, perché il piano di vista è importante adesso. Ottimo. Ok. Allora, devo disegaggiare obbligatoriamente quel cacchio di camion. Disegaggiamo questo cacchio di camion. Lui e la sua. Ho scagnato solo la ferita subita, ma dovrei mettere i rimanenti, dopo lo faccio. Che ne è ancora 8? Sì. Ok. Non può fare... Vaffanculo. Ok. Allora, mega capo. Il mega capo, che non ha neanche più la regola delle regole devastanti, si mette qua. I boys, 5 pollici... Questo posso toglierlo, non influisce.
sulla linea di vista. 5 pollici. 5 pollici. Dove arrivare? Dove cacchio mi pare? Cosa scrivono? Cosa insultano? Ma poveri demoni, magari un gambit da vita. Nel momento in cui ho fallito, boh vabbè dopo ci ho messo anche del mio, ma quando ho fallito con la carica la partita è finita. Manderemo la... Gli avrei tolto il camion, quindi forse ho fatto qualche danno ai capi, e gli avrei tolto i mega capi. Togli. Questo è un combattimento col carro, punto a morire col carro da guerra. Ci sta? Anche perché effettivamente se esplodo posso spostarlo prima di esplodere. Non funziona solo con i cani? No, è stata gemma su qualsiasi veicolo. Okay. Una volta era la regola base sì, no, una volta era la regola dei camion, ma mi pareva di, non so perché, mi pareva di ricordare, mi avessi detto che funziona solo sui no, cani. No, funziona solo se esplode, questo prima. Sì, questo sì. E prima devo fare un 6. E se non sbaglio devo spendere... Ah no, forse lo spendo dopo che esplode. No, quando fa l'esplosione, perché no, altrimenti... Ma meno male. Perché sto cercando di girare intorno a un scenico? Non sei tu. Il mio Mac va a dare come sempre più uno e lo ripara sto giro. Lo riparerà anche, è fortissimo, bravo. Se sei cioè questo che ha un sangue freddo, c'è cioè un debole maggiore che sta smontando e lui ci sputa sopra. Ottimo. Queste caccoline ne ho solo 155, Giovanni. Peccio di avere... Mi piace il numero. Non è estremamente preciso. Non è estremamente preciso perché ho perso tempo a contarle. Dici poi, dici poi. Proprio per intrigare... Per intrigare un po' meno nella mia stessa carica, però non caricherò mai le altre. Questo vale soltanto fino... Come record vale solo fino a quando ho voglia di contare tutti i sanguinari che ho preso. Ma le caccole sono più belle di sanguinari. Le caccole sono più belle di sanguinari, sono anche più utili di sanguinari. Però così mi occupo di vista del Chamisse, cioè, io ne pensi. Sì, decisamente sì. Cosa ne pensi di questa idea stupida e malsana? Fatto, 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 resta solo questi boys. Che dato che mi chiamano Mr. Overkill per qualcosa... Scusi, può togliere sto telefono? Mi chiamano Mr. Overkill e devo farlo ogni partita, no? No, non arrivo... Non arrivi oltre il muro. Non arrivo oltre il muro, quindi... Lei non mi può più andare da quella profondità, no? Posso sempre fare il... Sì, il magheggio. Il magheggio del saltare. Perché lei mi è morto. Ok. Fatto. Vai. Ah no, ho fatto un cazzo. Sarebbe tipo il terzo turno questo. Sì. Sarei tipo obbligato a far questo. Saresti tipo obbligato se vuoi tenerli in campo. Altrimenti puoi anche... Neanche 5 ci stanno, no? No. Non penso proprio. Neanche qua 5 immagino, no? No. Saranno completamente inutili. Yay. No, completamente inutili. Andremo qua, proveremo la carica su questo carro del cacchio. Va bene. Sarebbe divertente che quello rimanesse là per tutto il resto della partita a continuare a tranciare orchi a destra e a manca. Sappiamo già che non succederà. Andremo qua dietro. Penso che sarò a 9 da quei cosi. Esatto. Perfetto. Fase di fuoco. Vai. Caro da guerra, viene curato. Se non sbaglio, non sono figo come i marine, ma mi curo un numero di ferite variabile. Ma che marine curano? No, due fisse. No, no, di tre. Giusto, entro tre. Tre pollici. C'è di tre ferite. Tre ferite, wow! Torno quattro. Perfetto.
Non ho niente a fare al campo, quindi non perderò nulla sto turno. Fuoco. Tutte le armi non blast spareranno su quel coso. Non posso sparare blast da nessuna parte. Giusto? Al di fuori del combattimento. No, puoi sparare sui... Al di fuori del combattimento sparo sul col blast. Al di fuori del combattimento puoi sparare col blast, quindi sui sanguinari. Forse sui cani qua in fondo. No, io sparerei piuttosto qui. Ah, giusto, però non sono ingaggiati. Hai tolto il disingaggiato del coso. Quindi, le armi... vabbè. Tutte le armi blast qua. Sì. Tutto restante sul ciccione. Vai. Army Blast, cannone, kill cannon. Kill cannon. Di 6 più 3 più 1. 8. 8. 5. 7 e 1. 8. Colpisci al 6. Colpisco al 5. Perché, il più perché hai il più 1 del macro. Quanti? 3. Bombo. Non vedevo l'ultimo dado, già pensavo fosse un altro colpo a segno. A 3. 3. A 4. Ah no, prima volta che ne fallisco mortaio. Il suo proprio disegno alla volta. Uiii, mortaio ne fa 6. 6 più 1. Mm-hmm. Al 5, 3. E al... Al 4, al 5, 1. Forza 5. Questo cos'era, scusa? Mortaio. Non ho visto come hai tirato i dadi, sono confuso. Ah, perché erano 3 per colpire e 1 per ferire. Non ho tirato 6 dadi, ho tirato 7 dadi per colpire. Sì. Ne sono andati dentro 3. Sì. E ho tirato per ferire. E ho fatto sì. Al 4. Bello. Visto? Sgravo. Se avessero fatto tipo prima, un po' di media magari, sarebbe, avrei ancora avuto un dell'incanto. Tutti gli shoot del carro sul tuo demone maggiore. Vai. Non ho malus, anzi è un bonus. Hai un bonus e un malus. Quindi zero tutto al 5. Esatto. E lui è ingaggiato, quindi è meno 1 per colpire. Tecnicamente è anche perché è ferito, o meno 1, anzi forse colpisce il 6 e basta. Sì. Sì, perché uno viene tolto, eh no. Sì, sì. Tu, hai un, tu non puoi avere un risultato finale inferiore, cioè superiore di meno 1. Non puoi colpire perché sì, perché 2. Parte da 5 lì. Quindi 5, però 5 uno sa nulla, uno sa nulla e l'altro mi porta 6. È ingaggiato e meno 1 perché è ferito. Uno sa nulla e l'altro mi porta 6 perché lei erroneamente pensa che io colpisco il 4 di base. Comunque, quindi conterno. Che ritiro? Mi hai preso meno 2-5. Ritiro perché non so cosa. Ma bastava mollare giù 2 dadi per risolto. Perché hai fatto tanti 6 prima. Ne ho fatti tanti anche adesso. No, più o meno siamo pari. 5. 5. Al 6. Niente. Nulla. E resta dentro qua dentro. Che quindi... non può sparare. Poi è il tuo turno, scusa, spara. Tranquillo, a posto, continua. Mega Blast a Zap Cannon. 3 colpi. 4 colpi, scusa. C'è che ridere se si è detto una così. No. Può farlo. Controlliamo se lo fa. No, troppe ferite adesso. Se avesse fatto 2... Doppio 1. E mi restano, come sempre, i 16 per 2 colpi. 6, 8, 3, 6, 8 per 2, 6. Al 6. 1, 2. Al 5. Devo tirare un'altra volta. Scusa. 3, 4. Sparano 8 per 3. Quindi ho tirato due volte troppo. Chiedo scusa. 8 per 3. Infatti, per questo prima ho tirato un dado rosso. Questa ultima fase. Il carro questa volta mi ha confuso. Questo turno. Chiedo scusa. Sì, sì. Ma tanto io sto dando in giro tutta la partita. Qui non è che posso fare grandi. 3. Grandi critiche. 3, 6. Vedo 1, 2, 3. Facile. Indolore, forza 8, ferisco 5. A 5. Ok, faccio. 3, a 5. Bravissimi, fortissimi. Okay. È stato utilissimo star fermola. Con questo hai finito. Con questo carro da guerra sì. Ok. Perché?
No, no, giusto per essere sicuro. Adesso esplode, non so, mi immaginavo qualcosa del genere, insomma. No, 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 ok, basta. No, no, nulla, nulla del genere. Mega capo spara sulle tue mucche. Che la gente potrebbe dire, cosa avrà un mega capo? Ma cose brutte anche, mi pare. No, combi weapon che spara... L'ho armato come? Custom mega blaster, sì, ok. E ti dicevo che è una roba brutta. Sono tre colpi fissi. È pericoloso, no, questo? Certo. Tutto è pericoloso nella mia vita. Un assegno. Sì. E più uno non se lo dà perché non c'è più unità. Vero? Colpisco. Forza 9. Direi che è ferito. Salvo al 4. Sì. E si muove. No. Ferite. Bravissimo. Tre ferite si piglia, sto stronzo. Bravissimo. Quante ne restano? Due, tipo. No, tre, se la mega armatura. Due. Allora, i boys qui. Otto sì. Colpi pistola, come sì. Sempre. Assegno due. Sì. Al cinque. No. Lanciamissili, sempre sulle tue mucche. Di tre più uno. Due. Tre. Niente. Chi mi sta portando sfortuna? Sta arrivando Luca. E basta. Un pochino, perché ne ho già avuto abbastanza io. Per sfortuna, grazie a questa mucca, riesco a sparare anche con questa lanciamissili. Sì. Quindi questa unità sempre sulle mucche, lanciamissili. Quattro colpi. Sì, sì, guardate il muscino. Quattro colpi missile. Minchia. Minchia. Due colpi a segno. Felice tre. Dai, Dadino. Bravo, Dadino. Al 4. Vabbè. È una schiatta. Però, considerando che hanno assorbito tipo il quadruplo del fuoco rispetto ai turni precedenti, sono già contento così. Nella mia lista, capoguerra e quanti all boys hai visto? Due. La capoguerra, un colpo. No. Quello là sotto è il capo? Sì, perché c'è uno spacca gigante. Sì. Allora sono due cose ancora che sparano. Due pistole. Gangsta style. No. Il mech potrà sparare sul demone maggiore. Può sparare sul demone maggiore a patto che non abbia blast. No, perché è sempre il solito custom mega blast. Però questo è di tre colpi. Gittata 12 per la pistola. Blast. C'è. Un colpo. Scusa. Un colpo al 5 o sì, più. Scusami. Dimmi. Ah, blast. Ecco. E perché se mi dici blast? Non capivo blast che dicevi. Continuavi a ripetermi blast. Quindi vado qua, un colpo solo. Sulle mucche che non vedi perché non sei dentro lo scenico e sono oltre? Bravo, non sparerò con quel mech. Grazie per aver rotto le palle. Vabbè, scusa. Le moto. Già le mi moto. Un disastro, ancora almeno lasciami non barare. Le moto, andremo vai. Sul tuo demone maggiore, visto che... Demone Bino maggiore? Sì, Bino preferire. Vai. E spero che il corpo a corpo basti... Vabbè, non sono più in wag, però genererò i colpi. Allora, 5 colpi. Il corpo spiegato ho 2 punti comando, quindi volendo posso interrompere da qualche parte. No, non è importante. No, non è importante. Vabbè. Ok, colpiamo al 6 perché comunque è meno 1. 6 perché sono comunque meno 1, quindi 4 segno più 1, 5. Nessuno di due ha speso punti comando da nessuna parte. Non serve. 5. Ferisco al 6. Ho sempre resistenza 11. 1. 1. VP 1. Al 4. Che tanto è invulnerabile. E tanto non lo salvo comunque. Se no, armatura 3. No. Ah no? No. Ma hai avuto l'armatura 3. Non avevo l'armatura. Perché si paga vederli qui sopra per avere l'armatura 3. Ah. Le caccole sui tuoi sanguinari. Vai. Era tutto un piano ben... Non mi ricordo se era l'armatura del disprezzo o qualcosa. Comunque qualcosa di altrettanto aggressivo. E ti dava armatura al 3 e ancora qualche bonus. Pare tipo... Veniamo questo. Potevi disperdere un potere come se fosse un'opzione. Ma adesso non ci sono più poteri di quel tipo. Forza. Cambia, perché se porta 2 non hai ferito, se porta 3 sì.
No, deve essere a te perché come fucile a guardia l'equivalente. Ranged, forza 3, esatto. No, male. Visto? Non serviva a sparare con le motoracce, piacciono le caccole. Non hai torto. Il camion spara 5 colpi di quel pesante. Ne dentro 2. Lo assegno. 3. 1. Bella. I boys, quasi sicuramente tutti sono entro 12, forse uno è troppo lontano. Colpa di Sava che lo sposta su. No, tutti sono entro 12. Quindi sono come sempre 8 colpi di pistola. Sì. Più uno di lanciamissile. Cosa fa qua? Lei non gioca. Tu tira i dadi, io muovo il tiro dadi. Ah, più centrato. Ok, vai. In quel senso. Ma che lei mi porta sfortuna, se ne vada. Lanciamissile. Vai. 2 colpi. Blast, quanti sono? Me ne hai tolto uno, quindi sono ancora in 10. Ah, quindi più 2. Sì. Quindi erano 2 più 4. 2. Al 2. 2. Al 5. Niente. 8 colpi di pistola. Ne vanno a segno ben 2, un 6, 5. E ferisco con 2 colpi. Wow, wow. Non perdono se colpisco. Non fa notte. In effetti, con questa unità qua, ho già sparato. Sì. Il camion ha disingaggiato. Questi 5, 3 colpi. Ti restano i comando. Sì, ha 3 colpi di Requiem qua. Vai. Dei assaltatori. Sì, sì, sì. Uno. Ferisci al 6. Esatto. Niente. Attacco psionico del Bula Bula qui. Sì. Sono unità da non più 10, 3. Sono in 9 più il cosa. Lei ha dovuto interferire? Sì. No, no. No, perché ho sparato con il carro da guerra. E tanto non arriva a fine turno. Decisamente no. Quindi con un colpo e 4 più. No. Auspicabilmente non arriverà a fine del turno, perché se riesce ad arrivare a fine del turno con 4 da 4 ferite. Non era Belacor, era Scarbrand che è peggio. Sì, giusto. Perché Belacor fa di 6 più 1 danni, Scarbrand fa 6. Allora, i Commandos sono l'unica. Mi rimane lui e i Commandos. Sì. Lui. Non ha bersaglio. Laggiù. Ok, perfetto. 3 colpi su quelli. Sulle cavalli. Sui cani. 1. A 3. Secco. Proprio secco. Ha deciso di no. Allora. Commandos, dividiamo il fuoco, lanciafiamme sui cani, vai. Lanciamissili e tutto quello che vede sulle mucche. Vai. Lanciafiamme, 7 colpi. Ok, forza? 4. 4. 4. 7 colpi. 2. Ben 2. Al 5. Una ferita. Forse è meglio così. Lanciamissili, 2 di 3 colpi, non sei più in 5 modelli, no? No. 4. Ok. Stupendo. Al 3. Al 3. Al 4. Bene così. Le due pistoline qua ve ne vede solo una, perché sono scemo io. E sono 4 colpi rapid fire 2 se sono entro 9. Qual è? Non penso proprio entro 9. 4 colpi basta, già. 4 colpi basta, ne vanno a segno 2. Non direi di no. Penso di no. E basta, non ho altre pistoline in gittata. Fatto, fase di tiro finita, ci ho messo 3 ore ma ce l'ho fatta. Assalto. Vai. Assaltiamo con... Cominciamo con questi qua. Sul trono. Sì, sul cannone. Sì. Vai. Certo, no. Non è sufficiente. Passiamo alla truppina qua vicina. Vai. Piccolina. E poi... Penso sia sufficiente. La truppina più lontana.
No, con quel dado non conta. 10, sì, perché ero sotto i 9. 10, sì, perché ero sotto i 9. Addirittura mi rompo il cazzo con questi. Lo sciamano andrà a fanculo. Un punto. Il bastone non arriva. Ok, l'importante era questo. Ok, non parlo. Non si porti sfiga, prego. Non mi serve, ho già fatto tutto da solo. Poi passiamo al mega capo con la mega battuta con... Sì? Sì, perché basta mettermi in angolino là. Mega capo. 8 pollici. Sta esattamente qua sotto. Ok. Niente, può stare anche là sopra perché... Comunque... No, sfora da basetta. Ok. Regole idiote. Sì, ci sta. Capo guerra, che non mi blocco la linea di vista, va a salta anche lui. 7 pollici. Intanto in realtà ti basta anche metterti qua dietro. Punto sull'esplosione del capo guerra io. Ok. Tanto la becca comunque. E sì. I boys. 6 pollici. Non arrivi con tutti, magari, però arrivi. Non arrivo con tutti, ma sto dando dei ferite devo stare sul cazzo. Ottimo. Cosa mi ha freddo, regia? Perché lei si veste male, non vede io. Non mi vede a me che ho il coso spaziale come gli orcs. Io punto la canotta spaziale come gli orcs, no? Ma si avvicini alla stufa. Alla stufa speciale. In realtà staccherò con tutti, sa? Non mi ricordo. Lui. Carica. Non lo ricordo mai. Carica anche lui le mucche, le unità di boss dietro. L'unità di boss dietro ritratta, attacca sempre okay. Multe. Dovrebbe essere... Sì, passo anche attraverso, quindi chi se ne frega. Ottimo. Posso chiedere se lo scrive lei? Posso chiedere questo pleasure? Ho fatto 8, no? Sì, 8. Quindi... Sta abbattendo tutto, mister. Una volta li toglievo quel Beyblade. Quando c'era ancora la formazione di tre vindicatori potevi togliere i scenici. Anche per fare tolli facciamo. Allora, ragazzi laggiù. Vai. Sto tutto il tempo pensando, devo darmi più della carica, devo darmi più della carica, devo... No. Lo so e non so come spenderle effettivamente. Perché sono scemo, mi dimentico che ho il CP più forte di tutto il gioco. Granata. Ok, caccole assaltano. Inutile che guardi me. Non le ho le granate. No, 8 carica le caccole. Nascoste in qualche ma avviluppi il tizio. Quanti attacchi fa il demone maggiore? 7? 7 pesanti o 14 leggeri? Quanti danni fa leggeri? 2. Quanta forza? 8, meno 2. Dai, ti obbligo a farlo. Moto sul demone maggiore. Va bene. 10 pollici. Ti ricordo che il demone maggiore alla fine del combattimento fa 8 dadi e ogni 4 pieno mortali. No, sono un uomo. Mi metto sulla telecamera così vedete la mia schiena. La canotta della sua. La volevo far vedere la texture della mia canotta. Devi muovere già che c'è le braccia più lunghe delle mie, le moto a contatto. Banalmente sono dall'altra parte del tavolo. Lo so, ma volevo un po' fare lo sbruffotto. Quanto hai fatto di... 10. Vuoi girare tutto attorno o ti basta stare là? Basta stare là, tanto moriranno. Spero. E ultima carica, qua spendo i punti comando, mi do un più 2 la carica, noi ziva. Un punto comando mi costa, certo, quindi sui mi do cani?
su, sì, sui commandos. Sì. Mi do un più due a caricare e assalto i comando. E sì. I cani. Vai. L'ho già visto questo film. Ma questa volta noi si va. 12. Noi si va. 12. Vado. Dove cazzo voglio? Parlo del linguaggio. 12 pollici. Okay, effettivamente toglieremo questo. Ma sì. Serve? Da consiglio. Maybe. E ultimo modello qua giù. E non so quanti attacchi hanno, mi interessa. L'importante è che va. Attacchi Snicklot. Beh, okay. Quindi quel che serve in ogni caso. Ah, non puoi farmi reazione. Ah, non le c'è fiamme tecnicamente. Non puoi farlo. Perché la regola speciale dei miei commandos. Non posso. Allora. Perché sono a tutti. Tu puoi interrompere. Io posso interrompere, da dove comincio? Comincio dall'unità. Allora, quelli salta. Quale unità fa più attacchi? Ah, tutti e due hanno un capo. Ah no, un capoguerra è singolo. Non riesco a portare tutto in combattimento corpo a corpo. Questa unità attacca con tutti. Allora, comincio con questa unità che attaccheranno tutti. Va bene. Genero 5, spendendo un bellissimo punto comando aggiuntivo. Ok. Massacro scatenato. Un punto comando, quindi vado a 3. Lei spende punti comando difensivi? No. Ok. Quindi sono 8 per 3 attacchi. 5, 6, 7. Lei mi darebbe un dado. Hai il 3 più. Vai. Sì, ha senso quello che ho fatto. Hai il 3 più. Hai il 3 più. Prima di attivare la sonità, si fermi un attimo lei però. Quando finirà questo combattimento. Hai il 3 più. Vedo troppi 5 e 6. 4, 5, 6. Ah, giusto, al 5 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tiri sostenuti. 14 tiri sostenuti. E 1, 2, 3, 4 e 5 assegno normale. Quindi sono 17 assegno più 14. 11 più 5, 16 più 13. Quanti scotti sostenuti erano? 11. 11? 5. Più. 10 14 14 ho ragione io 14 anni lui l'altro sono 33 attacchi. Quindi sono 33 totali. Sì. 33 ma sono 20 20 al 5 però 20 al 5 1 2 3 4 merda. Devi tirare ancora 13 dadi, no? Sì, sì. Diciamo che va un pochino bilanciato, cioè, è tornato in media rispetto al tiro di prima, perché 14 recuperiamo quindi... recuperiamo qui. Sì, vedi. 1 2 3 4 5. Quindi sono 9 totali. 9 totali. Meno 1 di più. Al 4. Tanto i miei tiri 4 li abbiamo visti finora. 1, 2, 3. No, neanche una. Neanche uno muore per ora. Neanche uno. Interrompa, dove mi interrompa lei? Io ti dirò. Posso salvarmi le mucche o provare a salvare lo spiccateschi? Io qua quanti attacchi faccio? Pochi. Tu puoi ancora darmi meno uno a ferire? Mi sono pronto con la mia carta trappola. Perché oggi me le sono studiate. Ho salvato 5 punti di comando. Sembra un caso. E lo è. Cosa puoi fare tu come stratagemmi difensivi? Anche con unità, se lo uccidi, attaccherà comunque. Hai 4 più? No, no, no.
due punti comando, quell'unità attacca anche se distrutta. Gli orchi non perdono mai. Vabbè. Gli orchi non perdono mai, o scappano e possono tornare. Se sono battuti non ci sono testimoni. E se vincono, vincono. Interrompo con i... Quindi? Allora, ci sei bastardo questo, avevo un asso tipo... Parecchio. Interrompo e interrompo. Sono a 0 CP. Ce lo userò ovunque. Qualunque... Sì, sì, lo so, ma sto cercando di trovare il modo, farti modo di usare... Io assetterei le caccole. Beh, se interrompo lei, un modello devo attaccare di là per forza di cose. Tanto perdo lo stesso. Interromperò con... Spicateschi. Spendo due punti di comando. Quindi... Gli orc, l'unità di Boyz... No, quando uscivo con bersaglio. Quando uscivo con bersaglio. Quindi adesso interrompo con... Sì. No, meno uno danno. Tutti questi stratagemmi qua vengono, vengono usati quando l'unità viene scelta come bersaglio da attacchi avversari. Sì. Se quel... Anche se non muore. Ma anche se muori singolo modello attaccheranno, non è che devi morire tutta l'unità. Ah, okay. Quanti attacchi? Sto pensando se da me che è meno uno, perché con quello un CP da usare. Si beccano, loro si beccheranno... Sì, forse da me meno uno. Sono 5 attacchi di spicateschi, 13 sono 15. Forza attacchi. Tua 4 o 5? 5, 6 spicateschi. Mi do anche meno 1 se ferito, vado a 0 CP. 0-0. Come è? Comunque... Cioè, più che altro quelli muoiono ma combattono lo stesso. Posso darlo dopo, là? Sì. Questo lo devi da un'altra parte. Sì. No, per momento tipo il carro da guerra. Non posso, sono fanteria. Sono fanteria, ok. Spicateschi, colpisce il 2. Sì. Sì, sì. Spicateschi, colpisce con tutto. Al 3. Allora, ti fa 3 danni devastanti e 3 ferite dentro, almeno 2 danno 3. Quanto è quindi il totale? 4 morti. 4 morti. E dopodiché sono ancora 8 attacchi su quell'unità, abbiamo detto, perché uno invece può attaccare soltanto le caccole. Al 3 vanno 5, ferisco al 4 perché non ho il più 1 per dell'area normale, però i 6 sono devastanti, ecco, 2 devastanti e 1 sempre meno 2 da 2, quindi totale 3 volte. Finito là? No, ancora 2 attacchi sulle caccole. Al 3 che effettivamente io sono pilla, sto togliendo quelli del, quindi 4 più 3 come ho detto, no? Più 2 caccole morte per danno devastante. 2? Sì. Povere, piccole. Sì. No, proprio che... incazzatissimo contro due caccole, per il morto di prima, era suo amico. Sì. Il fatto è che se fosse stato senza il data slate, quell'unità sarebbe distrutta. Tutte le unità sarebbero. Peccato è bello che adesso, grazie, tolgo quelli più lontani. È perché una volta che erano mortali, Sì. Spillavano. Allora, ultimamente, ogni volta che attacco con l'unità faccio sempre 8 a Boyz più capo. Sì. Che... per esempio qual capo non l'ho fatto, devo farlo. Il problema è che mi dedico sempre non ci ha messi, è fatta che stupidi. Quindi un attimo che torno qua col capo. Sì. Che non avevo fatto. Che questo spacca grosso invece. Sì. Colpiscono 2. Ok. Non generano un cacchio. Al 4. 7. 1. Meno 2 danno 2. Meno 2 danno 2, salvo il 4. E moriva con la mocca. No, perché è preso, aspetta, quante ferite aveva preso prima? 3. Perché ho sognato che aveva, vabbè, via questo. Allora, e quindi è fatta. Poi, andiamo là. Attacco con 8 Boyz. Sì. Quindi dovrebbe essere tutti da 8. No, 3 attacchi a testa. Non facciamo la stessa cavolata di prima. 8, 8 e 8. Quindi sono... Ti ho dato anche un dadino con il tiro. Bravissimo. Attacco comunque con tutti perché anche i morti attaccano. Sì. Non ho capoguerra nel mezzo, quindi il 3 più. Hai un dado leggermente bilico. C'è un dado in bilico che lo tirerò. Come si è incastrato bene. E giri e generi soltanto 6 stavolta. Genero soltanto 6, che ne vedo uno. Sì. Ah, ok. Sì, effettivamente sì.
Questi erano tutti i tuoi attacchi, sì? Ferisci questi, 4. Questi sono gli attacchi dei boys. Hai 4. 1, 2, 4. Okay. Forza 5. Forza 4, sto giro, scusa. 4. Sanguinacci normali. Ne salvo uno. Poi, i tre attacchi di lanciamissile. Che cambia solo che non ha VP. Tre ferite dell'idiota col coltellino svizzero. No, 9. Al 5. Quest'uomo ti buca come in carcere. Non mi sono dato neanche uno. E mi sa che con questa è l'unità distrutta, quindi qualunque chance di vincere è andata. Boh, capo. Perché fin tanto che riuscivo a ottenere qualche obiettivo, no, magari ancora posso provare a rimpolparmi le unità, ma così no. Capo, ho fatto due per ferire, è rimasto, spero, almeno un sanguinaro? No, è rimasto soltanto spiccatezza. E penso che la sua esistenza sia più di tre. Ok, non lo ferisco il due. Ma anche i sanguinari normali. Lo so, però ci speravo, era storpio, che ne sai. Ma era storpio nella vita. E le caccole non sono più combattimento corpo a corpo, perché è infame, si è tolto. Ma tanto mi ha tolto l'unità, eh. Ma è stato spiccateschi, non per cazzo. Qui. Vai. Tutti. Per la prima volta in vita mia useremo Snikrot. Ma fa... ho fatto una serie di attacchi, sì. Ho fatto un danno a un veicolo, mi pare. Sì, ma non ero io ad aver saltato, quindi inutile. Non conta. Deve riparte per i Grey Knight. 6 attacchi. Con precision, posso precisare qualcosa? Sto cazzo. Preciso lui. Colpisce il 2, per fortuna. Beh, ovvio. E genera 1, quindi quello che mancava come dentro. Forza 6. Twin Linked 3. Magari c'è anche ferito devastante? No. Magari. Salva 5. Salvo 2, questo vuol dire 2 cani morti. E a tutti quelli con le armi speciali sono calcolati idioti, quindi non hanno lo spacca e hanno 3 colpi a testa di puro. Quindi sono le close combat. Allora, 2 attacchi a testa, allora. 2 attacchi a testa, quindi sono 2, 4, sono 6 armi speciali, quindi sono 12. Questi sono gli idioti. Perché il lanciafiamme non si può più usare in corpo a corpo, GV. Grazie, GV. Beh, prego. Eh? Una volta lo usavo gli occhi perché era fermo ossidrica. Sì, sì, sì. Smontava, metteva l'ugello. Cambiava ugello e faceva. Era bellissimo. Una volta addirittura c'era il momento in cui devi scegliere se usarne in tiro o in corpo a corpo. Era folle. E in tiro non lo usavi mai perché faceva di 3 colpi, non di 6. Vero. No, forse quella era ancora la volta delle sagome. È vero, sagome forse. Forza? Forza 4. 1, 2, 3, 4. Forza 4, sì. 4. Tanto salva il 5. Ne salvo ben 2. Attenzione. Quindi mi rimane il capo. Che non si sa perché il capo dei commandos fa 4 attacchi. Perché il capo dei commandos? Beh, che arma? Big Chop. Big Chop. Ferisce il 3. 2. Salva il 5, ma danno 2, quindi... rimane. E quindi mi restano quanti modelli normali? 1, 2 e 3. 3 modelli normali. Vai. Aiuto la matematica, erano 6 armi speciali, più 3 normali, più capo, giusto. Fa 10. Ci sono altri 12 attacchi? No, 9. 3 attacchi a testa. Ah già, per non sei uguale. Vediamo, merda. Abbastanza. Lo si mette. Al 4. Spero di farcela. Io spero di no. Di giustezza? No, non giustezza. C'è. Ah sì, però c'è da 5. Sì, magari si usa la B4 con il cane. Ce l'ho fatta. Il piano ha funzionato, ragazzi. Sì, ci sono voluti 10 cose più un personaggio per far fuori 4 cani e mezzo. Perché gli orchi sono forti.
Ha subito tre ferite, stava qua. Comincio proprio con lui, visto che c'eravamo. Vai. L'abbiamo fatto prima, erano quattro attacchi. No, sì, quattro attacchi che erano cinque perché erano in WOG. Al 3. Bello. No. Permettimi di sentire. Bello. Al 3? Forza 9. Al 3. Come fai a mettere in bilico i dadi su questa cosa? E peggiorarli. Al 4. A posto. Me coglioni. Capo guerra solitario che nella notte va. Vai. Ho visto che mi ammazza la gente con cui va in giro. Che farò una cosa alta che non ho mai fatto in vita mia. Attack squig. Lo colpi. Giusto? No, penso proprio che colpisco il 2. Infatti no, colpisce il 4. Ma non volevo dirtelo. Big choppa, 5 attacchi. Vai. Forza. 8. Al 3. 4. 4 danni in mano. Al 4. Buon amore. Dai, Tonita, non può attaccare perché ho deciso prima che però no. Ho assaltato io, però. Può attivarsi lo stesso. Può attivarci lo stesso. Hai 3 pollici di passamento, se riesci ad arrivare in contatto con qualcosa. C'è in contatto o mezzo? Mezzo. E un pollice. Ah, ok. Contatto, contatto relativo. Ok, mi basta arrivare con lui. E con lui. Abbiamo più attacchi in più di porto. No, con porto. Zero attacchi in più, solo il capoguerra attacca. Allora, capoguerra, appena fatti, 5 attacchi. Un capoguerra. Ehi, resta 2 feriti. E attacca Squig. Attacca Squig, hai 4. 1, 2. 2. Direi di no. Non penso abbia una forza tale, forza 4. E finito tutto. No, devi ancora attaccare il trono. Il trono? Che unità da 3, sono... Magari fosse il trono. In che senso? E se fosse un trono sarebbe un modello utile. A parte che farebbe 9 attacchi in mischia e non 4, non 6. Perché sono 4 attacchi dei due sanguinari sopra più 5 dell'araldo. Scusa? Resistenza 9? Possibile, sì. Una ferita sola. La mia risposta era per Giovanni, ma comunque sì, era una ferita sola. Spacca grosso. Hanno 3 attacchi. Al 5 però. Una ferita. Al 4. No, meno 1, scusa. 2 ferite. 2 ferite dentro. Guarda, ce l'hai qua. Ne ancora 7. Consolidiamo le unità. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 boys. 6 boys più un'arma speciale. Quindi 3, 6. Oh. Qua sono 3 boys, 4 boys, 5 boys, 6 boys. Boys, boys, boys. Via, 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 via. Sì, ne vedo un po'. 4, 6, 8, 6. 8, 6, va benissimo, posto. Nessuno ha visto nulla. Togli la telecamera, Giovanni. Ah, sei serio? Cioè... Togli un check su questi... Due, tre, quattro, cinque, sì. Ho capito, ci sto risolvendo. Ha fatto tutto lui sto giro, eh? Che so? So. Al quattro. Andiamo a quattro. Mi resta il capo. No, 3 armi di arma stupida prima. 2 armi di arma stupida. Fortissimo. Ne va segno uno. Non finisce. Il capo è lontanissimo, però c'è il tipo strano. Tipo strano, se non ricordo male, fa ben 3 attacchi. Io spero che tu ti ricordi male. Purtroppo no. E ne fa 4 di attacchi. Vabbè. Forza 8. Sempre a 5. Bastardo. Tira la resistenza 9.
Niente. E fatto. Finito qua, mi mancassi soltanto il carro da guerra. Le moto. Le moto. Le moto. Non cambia niente. Si sono in, sono in corpo a corpo con tutto l'esercito. Non è un problema. Siamo alla fine. Terzo turno. Vabbè, tanto dopo si finisce l'unità in campo mia, quindi. Allora, via questo. Fatto. Hai 6. Stavolta non sei. Mi manca solo spacca grosso. Complimenti. E finito. Cominci te. Ok, perfetto. Devono mangiare, farai suoi 4. Attacchi pesanti, attacchi leggeri. Fagli attacchi pesanti, ne farà 3 sul carro da guerra, 4 sulle moto. Carro da guerra, colpisco al 2. Tutti a segno, c'ho grazie. Sperato. Al 3. Ok, sono 3 colpi dentro, meno 4 all'armatura, danno di 6 più 2. Non posso salvarmi. Meno 3 all'armatura. Meno 3 all'armatura. L'armatura mia 3 base, non 2, spero. Dovrebbe essere 3. Quindi potesse salvarmi a 6. Tira intanto le altre, tira il resto. 4 attacchi sulle moto, colpiscono tutti. Certo. Ferisco al 2, feriscono tutti. Quindi le moto sono un po' morte. Le moto sono un po' morte, che le base. Giusto. 3 colpi e 6 sul carro da guerra. Vai. Nope. Ok, sono... Quante sulle moto? 4. E quanti danni fa? Di 6 più 2. Sì. Quindi non posso salvare neanche... Un 4, posso salvare il capo in caso. Quindi lo tiro singolarmente. Tiro morte, questo è in automatico. Ok, 2 ferite sul capo. No, sono 3 moto. Sì, 2 ferite a salvare, sì. Ok, capito. Sono 2 ferite già ciappate. No, morto. Perfetto. Speravo che salvare nemmeno una. Caro da guerra, abbiamo visto che non è... Cosa vedi se esplode? Vediamo se mi salva la partita, caro da guerra. No. Sbarchi con tutta la gentaglia dentro, prima, e dopo togli il modello. Bravo, devo prima sbarcare o tiro i dadi? Tiro prima i dadi. Tira prima i dadi, dopo vedi quanti modelli si salvano. Perché tecnicamente dovrei farlo il contrario, ma non ho voglia. 3 volte. Sì. Ma già l'altra volta ho visto che il mio caro da guerra quando sbarca male. Troppi... Troppi spuntoni in giro. Anche se si schiacciano sul rullo. Secondo me le uscite di emergenza non sono segnalate molto bene. Possibile. Schiacciati dal rullo. Cioè, sono confusionari, perché sono ste frecce tipo stile Ikea che fa un cerchio. Quindi con 3 morti cosa scendono? In 7? Sì. Ok. 7 poderosi sciacalli. Che non posso neanche tenere l'obiettivo, presunta. Perché sono Battleshock? No, peccato perché sono 4 su obiettivo. Non ci stava il quinto. Io comunque entro in... Io ho finito i miei attacchi, consolido sui tuoi sciacalli. Sono in distanza di ingaggio, giusto? Quindi dopo tu puoi anche picchiarmi. Ti picchio! Grazie, Sava. E adesso lo ammazzo per una serie di coincidenze. Fai abbastanza attacchi? 2 attacchi sì, a testa. Quindi potresti fare abbastanza attacchi. 7, 14 attacchi. 2, 4, 8, 10, 14 attacchi. Cosa fanno quei dadi? Ah, gli attacchi finali. Dopo ho fatto i colpi di impatto. Ok, i tuoi attacchi della vita. E nel genere... No. VP nullo, però ferisco il 6. Ferisce 6. Dove ti scappi? 1, 2... Sufficienti per zappate. No, ma ok. Tanto le prendo tutte e due. Le mie salvezze al 4 in questa partita sono state qualcosa di... mi hanno regalato un sacco di emozioni. Se l'antistatistica ma sbaglia in generale. Piuttosto, mi hanno regalato un'emozione in grandi quantità. Rabbia. Ma alla fine del suo... Aspetta, devo ancora far... Tanto l'ho messo. Io sono a 0. Io devo fare ancora, attaccare ancora un queste. Mi tolga una. O scelgo io quelle toglie? No, io ti attaccherò 2 personaggi.
anche se poi me ne pentirò perché è garantito che dopo viene fuori assassination. L'Araldo attacca il tuo mega capo. Sì, ne ha ancora 26 in giro. Qua ti attacco il mega capo e dall'altra ti faccio fuori unità. No, ti attacco il mega capo e qua ti attacco il capoguerra. Il modello normale sul... Ah, non posso attaccarti il capo, quel capoguerra là, perché io posso fare questo e basta. Quindi, sull'unità di capi, due attacchi di coso, al... Sono ancora... unità di chi? Su questa unità qua. Boys. Sì. Sono ancora entro 6, quindi il più uno per colpire, vanno entrambi. Ferisco al 4. Una ferita, meno 2, danno 2. 4 attacchi di corna. Colpisco al 3. Ferisco al 3, per due forza 6. Una ferita, meno 1, danno 1. Meno 1, danno 1? Sì. Salvo. No. Ok. Perché i boys hanno due ferite? Il mio araldo può attaccarti il... capo. Esatto. Che aveva già subito 3 ferite. Che aveva già subito 3 ferite. 5 attacchi di spada, colpisco il 2. Vanno 4. Ferisco al 4, senza 6, giusto? Senza 6, esattamente. Allora, ferisco al 4. Una ferita, meno 2 danno 3. Meno 2 danno 3. Salvo potenzialmente a 4. No, quello non è un 4. Quello non è un 4. Non ho... Sì, ho punti di comando da sprecare. Quello che non hai sprecato. Quello che non hai dato prima. Io ho ancora comunque 4 attacchi di corna. Quanto VP? Meno 1 danno 1. Lo saldo, mi conviene. Prendo il punto comando. Ok. Salvo. Sì. Corna, vanno 3. Ferisco al 4. Sì. Due ferite, meno 1 danno 1. Potrei potenzialmente morire comunque. Posso avere 3 adesso. Più possibilità. Prendo una ferita. Visto? Quindi resta con una ferita rimanendo. Perché ne ha 5 se non sbaglio. 3 ne ha prese prima con il suo riscaldamento. Si è fatto male il soglio, è stupido. Sì, giustamente resta qua. Ok. Ah, devo attaccare ancora con lui. Allora faremo. Attaccheremo un'unità grossa. 4 attacchi d'attendente al 3. Vanno 3. Ferisco al 4. Neanche una. E ho visto che ancora 2 attacchi di schifo. Sputi. 2 colpi al 4. Sputi. Feriscono entrambi. Sputi e offese. Però ferisco al 3. Brutto. Ferisco al 3 per sto giro. Tipo brutto. Tipo una ferita. Danno 0. Cioè VP 0. Meno 1. Danno 2. Ottimo, tutto. Sai, vogliamo attorno al 5. L'insulto non la so più. Bene. Bene, quindi tu non sei grande. Petali, devo fare ancora un attimo i miei colpi di impatto sul demone maggiore. Dai, finali, i suoi 8 attacchi e 4 più mortali. 4 sono mortali. 2, 3. Sono unità? No, solo l'unità ingaggiata. Cioè, le unità ingaggiate. Scelgo uno e faccio i miei faccio tiri. Fine, io sono su 4 quarti. Sì, sono 4. Sì. O 3. Quindi, turno. 4. Di... Turno mio. Lui. Io faccio 5 punti di primaria. Come siamo a punti? Perché sto abbastanza ignorando le missioni. Ma sei comunque sopra. Però adesso è superiore al patto. Sì. Allora abbiamo dietro le linee nemiche e investigare segnali. Potenzialmente il prossimo turno forse il mio ultimo. Decisamente l'ultimo turno. Ma perché faccio Gambit? No, devi fare la fine del terzo round. Okay. Ma ho già preparato le carte io. Ok. Quindi posso fare 2 punti qua. Dietro le linee nemiche, giustamente, tecnicamente lo sto facendo. Giustamente adesso che sto che ho tutti gli obiettivi, me li tolgo. È un piano geniale. Giustamente. Resistenza 5, una ferita quelli, no? Resistenza 5, una ferita, sì. Capirà quanti ho la cover fare. Sempre. Non si deve fare niente. La mia cover sempre e non puoi farmi reazione.
Ho un punto comando. Hai e anche tu comando. Hai un punto comando. E anch'io un punto comando. Quindi posso... Questi vanno in qua. Quelli sono ingaggiati, sono fermi. Qua non posso fare assolutamente niente. Se due o più. Avrei... No, perché non avevo punti comando da spendere. Non puoi fare. Ok, movimenti finiti. Passo alla fase di tiro. Mi fiammi le caccole? Ti fiammo le caccole. Di 6 colpi. Ci avrei quasi pensato. 5. Resistenza? 2. Al 2. Sono 4 caccole ferite, VP 0, danno 1. VP 0, serve 6. Sono in copertura. Ah no, non hai copertura. Mega copertura. 4 caccole morte. Io passo davanti alla camera perché lei non mi è un bravo regista, signor Kubrick. No, Dopodiché il demone maggiore fa il suo, la sua fiammata pesante sugli sciacalli. 6 colpi. E compaio dall'altra parte, visto che... Magia della regia. Altre. 4 ferite, meno 1, danno 1 sugli sciacalli. Meno 1, danno 1? Meno 1, danno 1. Ma no, perché lei mi tocca, mi porta sfortuna, quindi se ne vada, per cortesia. La porta. 6. Nulla. 4 morti. Morte? Molto bene. Una cosa riusciamo a farla. Il problema è che adesso quel coso è grosso. E mi rompe tanto il scatole. Cioè, purtroppo lui mi impedirà di fare i gambit. Perché vorrei portarla a casa una vittoria. È un telefono. Qualcuno che sta chiamando. Lui, presunta. Chi ha chiamato la NASA? No, non so. Bravo. Allora, fase di carica. Sì. Lui carica l'unica unità che riesce, perché qua fa muretto e non riesco a prendere tutte le altre. E i cani caricano sia le caccole che i ragazzi. Magari più tardi. Carica del demone. Abbiamo 11 pollici di carica. Buon giù. E carica dei cani su caccole e ragazzi. 5 pollici. Ora potrei anche fallirla. Io dovrei togliere i morti di prima legge. No. Chiedo scusa che non l'ho fatto. Mettermi con mezzo su tutte e due l'unità. Chiedo scusa che non l'ho fatto prima, ma me ne ero completamente scordato. Non si preoccupi. Ah, scordato. Questo viene qua. Questo viene qua. Ok. Tu, quanti punti di comando hai? 1. Non puoi interrompere. No. Faccio dire tanti cani. Così una volta li uso. 3, 9, 12. 15 attacchi. Altre. Cominciamo altre. Questo è un po' un bilico, ma non importa. Non controllare. Che adesso ho il dubbio. Non posso fare gambit, Giovanni. Tradirai il popolo? Sì. Popolo. Okay. Non posso portare a casa un'altra sconfitta, Giovanni. Come faccio a perdere con 2 unità in campo? Perché i punti sono troppo... Ho un punto di vantaggio! Appunto. 1! Ma mi perdo... Tu hai ancora le secondarie da fare. Sì, ma adesso potenzialmente potrei prendere 10 punti. E no, li annullo. Allora... Ah, non ho separato i cosi. Vabbè, tutti sui ragazzi. 3, 6 ferite almeno 1 sui tuoi ragazzi. Sono messo bene, ma non troppo. Quante? 6 ferite almeno 1 sui tuoi ragazzi. 6 ferite almeno 1. Allora lo faccio, visto che ci hanno scommesso pesantemente. Allora, morti tutti, 6 morti. Ok. Allora lo faccio, perché lo faccio per te. No. Stavolta non c'è lo stato gemmino che gli salva. Genio tattico. Sta vincendo. Cosa può fare adesso di stupido? Non la partita sta volgendo a suo favore. Cosa potrà mai fare?
La concedo. Lui non è più ingaggiato, l'ho spostato apposta per essere ingaggiato. No, perché ti ho appena tolto 6 morti davanti. No, erano gli altri, erano quelli dei cani. Adesso devo attaccare con lui. E boh, eri in contatto con questi 6. Perfetto. Quindi sono morti 6 per i cani? Sì. Ma sono 4 modelli? Sì. Riporto il 2, come funziona sto gioco? Ne riporto in vita 2? Le caccole aumentano di 2, questo ne riporto in vita 2. Lo faccio? No. 14 attacchi leggeri. Aspetta, io un capoguerra là dentro. 14 attacchi leggeri più l'unità e vaffanculo. O voglio fare un duello epico e maciullargli di cosa? No, 14 attacchi leggeri più l'unità per la pesca. A 2. Via. Via. No, sono un punto comando. Già sto per fare una cazzata fra 2 secondi. Fammi però tenere un punto comando per recuperare la cazzata. Al 3. Però mi venisse quello di quarti, faccio. Sono 3, 7, 8 ferite, meno 2 danno 2. È possibile, dice qui Gambi. Giovanni. Giovanni. Io sono tutto che tu. Cosa fanno i Gambit? 8 ferite meno 2 danno 2. 8 ferite meno 2 danno 2. Quindi qua ne ho già tolti 6. Potrebbero essere anche un attimo di più. Oh, secondo me, cazzo di caratteristiche, eh? Perché lui quando fa l'attacco pesante li fa a forza 8. Meno 2 danno 1, però non danno 2. No, scusa, grande ascia di Colin. Forza 10 meno 2 danno 2. Quanti totali? 8. Probabilmente erano anche 9. Ma resta solo il capoguerra. Hai lasciato di nuovo un altro capoguerra solitario. Io però a questo punto posso consolidargli. E dopo si beccherà 8 potenziali mortali. Io le unità di carica le ho finite, attivi lei. Grazie. Volendo potrebbe farlo, ma non so quanto gli convenga. Boitz sull'unità di cani. Io mi attivo l'invulnerabilità demoniaca, quindi tiro di uno di invulnerabili di 1 e vado a 0 CP. Ti migliori invulnerabili di 1? No, non migliori invulnerabili di 1. Ripeto tutti gli 1 che faccio per i tiri invulnerabili. Ah, ok. Spendo un punto comando per generare colpi a 5. Va bene. Indicarlo prima tu. Sostanzialmente. 9 boys e non vedo più i lanciamissi. Ah sì, c'è ancora lanciamissi a parte. Sì, no, quell'unità non l'ho ancora attaccato. Quindi sono 8 boys. 3, 6, 9, 12... 4, 5, 6, 7, mi serve come sempre un grosso, grazie. Dai, 3, 5 genero. Sì. Tanto penso che tu abbia fatto più 6 che 5. Ho mancato il grosso. Grosso. Grande dado, non 3, tradirmi. Ci hai già pensato in tutte le 3 volte. 8. 8 aggiuntivi, qua sono 6. Altri 2. Al 5. Al 5. Potevo spararti sui raddoppiatori. Mi sono dimenticato di avere un'arma da tiro. 3, 4, 5. Infatti può non spare sui raddoppiatori. 5. 5. 5 ferite. Salvo al 4. Che non posso fare se sono ingaggiato. E c'è un singolo fallito che è un 1. Ti guardo. No, è diventato un 2. Guardato, funziona. Tanto resta una ferita. Hai ancora il capo da fare? Capo, bravo. E anche l'arma stupida. E anche l'arma stupida. Perfetto. 3 attacchi, sì, al 4. 1. Una ferita. Meno 1, danno 2. Tanto sempre una rapida al 4. Salvato. Vai con l'arma stupida. Devo utilizzarla, quindi. E mancare. Utilizzarla. Attivo io adesso, quindi. Sì. Ok. Una ferita. Sì. 2 ferite. Sì. Che però non posso attaccare perché c'è il tizio di mezzo. Sì. Full ferita. Full ferita. E sei obbligato a attaccarlo lui. E sono obbligato a attaccare lui. Vabbè. Togliamoci dai piedi quello che devo attaccare per forza. Colpisco al 2 perché c'è ancora il... Spicadesche. Devono maggiore ancora più vicino. Per il qua 5 colpisco questa volta. Una ferita. Meno 2 danno 2. 2 ferite. 4 attacchi. 4 attacchi di corna che hanno fallito miseramente. Quindi adesso io posso. Ho solo 2 personaggi che possono combattere.
Quindi andiamo. Salvezza sua? Di quello normale a piedi, non in mega armatura? 4 più vulnerabile. 4 più vulnerabile? 4 più vulnerabile. Ok. Di base. E dall'altra parte, lui ha 2 ferite, qua ne è una. Resistenza sua? Del capoguerra c'è 6. Sì, in mega armatura che niente, che senza? No, 5, chiedo scusa. Ok, spada su di lui. Il vulnerabile è 5, non è 4. Il vulnerabile è 5, non è 4. Quindi quello salva 5, è cosa? Spada su di lui e corna su quell'altro. Spada su corna lui. Al 3, sul capoguerra piedi. 3 attacchi a segno. Ferisco al 3. 2 ferite. Meno 1, danno 1. Chiedo scusa che rispondo a chi arriverà. Quanti? 2 ferite, meno 1, danno 1. Meno 1? Meno 1, danno 1. È morta? Sì, è morto. Yay! 5 attacchi di spada invece su quell'altro. Per chi ha perso un floppy, scusate? Era su di lui, no? Sì. Colpisco al 2 qua, vanno tutti. E può mettersi le mani nel popocci? Ferisco al 4. Ops. 2 ferite, meno 2 danno 3 sul tuo capo di armatura. Meno 2 però. Meno 2. Quindi vado a spendere il 4. Sì. L'abbiamo già fatto, capoguerra. Mega capo, Mac. No. Messo di 5 compensa il 3, no? Mi dicono di no. No, non è solo. Adesso, cos'è? È una mega armatura. È una mega armatura. Cos'è? No, non mi sono avvicinato, no. Infranto, non ho fatto nessun danno ai cosi, però tu non puoi più attaccarmila. No, puoi attaccarmi ancora con lui. Basta salvare tutto, ma quell'unità ha già salvato parecchio rispetto a quell'altra. L'altra non ha salvato niente. E non proprio. Scusa, mi dice. Sì. E comincio il capoguerra. Vai. 5 attacchi. Penso che sia anche... No, è ancora le caccole. 5 attacchi, mi conviene andare là. E quelli là, vero? 5 attacchi capoguerra su mucche. Sì. Bravi, tutto. Sì. Forza 8, al quindi 3. 3 ferite, salvo, posso salvarne una con l'unità. No. 2 sull'araldo, al 4. L'araldo salva tutto. L'unità di... L'unità di massacratore di distrutto. Ok. Ti ho perso tutto l'esercito. Sì, ma non posso fare gambit, sarà. La mia urta. Devo attivare io. Il cannone. Sull'unità grossa. Unità grossa, ok. Colpisco il 3 con tutti e ferisco il 4. Con me dovrò dare tipo colpi sostenuti a tutto. Dai, 3 ferite. Meno 2 danno 2. 3 ferite, meno 2 danno 2. Cazzo faccio. Più 2 attacchi. Togliamo di... i 3 davanti al capo. Capo più 2 attacchi di morso. 1 segno. Che non ferisce. Ma di attacchi ce l'ha, ma stupida. Niente? Comincio con l'unità piccola. Vai. Quindi sono 6 spacca. Al 6. 1, meno 1. Sempre al 4. Bravo. Che cazzo sono riuscito a farlo girare? È tutta sera, sala. Spacca grosso. Tutti. Vai. Al 5. 1. Questi anche... Sai che si può anche non ferire ogni tanto, vero? No, 2 danni. Quindi già aggiunto. Resta 1. Resta una ferita. L'altra unità, tipo strano, 3 attacchi. Devi attivare l'altro? Combattuto, lo spiccateschi non è più ingaggiato. Ok, vado. Psionico, 3 attacchi. Al 4 più, 1 sì. Al 5. Nope. No. Lui consolidava, tac, mi porto attacchi del capo. Vai. Sticca. Sticchi. Però ferivo il 5. Quindi. Però ferisce il 5, quindi niente. Questo era il capo. Che è il capo che ha triplicato gli attacchi quasi. Resta 4 modelli. Infiniti, infiniti. Sono un po'. Un po'.
Via, 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 via. Ma almeno qua smesso di tirare. Non faccio più 6. Non devo dirlo, non devo dirlo. I 6 li facciamo adesso, non serve farli per colpire. Bisogna farli per ferire, guarda, 1, 2, 3. 3. Bisogna insegnare a casa come funziona. Esplodi per cortesi. Sì, può esplodere. No. Non esplode. Sì, se ne vada a fare. Ho preso tipo 12 ferite e ne ho salvate 3. Va benissimo, non so. È così che funziona il gioco. No, cioè, va bene per te, ma io un po' posso dire che attivo le caccole, 4 attacchi di caccole. Un cane me lo porto a casa. Non penso proprio. Quanto mi burbo lei. No. Cosa deve fare lei? Adesso io ho attacchi delle morte, le spiccate, le cose. Esatto. E lui si prende 2 mortali. È sufficiente. No, lui sta con una. Carino, che carino lui. Beh, tiri 8 dadi al 4 più, fai 4 1 2 2 e 2 6. Mi pare bravissimo, giusto. È così scritto negli annali. Tocca a me. Aspetta, quindi baffo tiene nulla. Baffo tiene un punto. No, perché c'era soltanto il cannone. E uno mi servono 2 unità, 2 c'era solo il cannone che è andato. Ho usato il canic, l'unica unità erano i canic che sono portati in carica. Però riprenderà un punto comando. Esatto, scarto dietro le linee nemiche. Segni un punto comando lei. Anzi, scarto anche quell'altra perché non mi dà punti comando, però dopo pesco. Però per scartare nel mio turno per prendere punto comando. No, perché sento uno per round di battaglia. No, di extra. Uno per round di battaglia di extra. Sì. Sì. Gli daremo colle. Allora, turno mio. Prendiamo un punto comando a testa. Un punto comando a testa e io genero. 2 dadi per generare. No, perché ci sono. No, perché lo controllo io quel obiettivo. Ok, non ce l'ho fatta questo giro. Primaria. No, prima test per cortesia. Test. Il capoguerra deve fare il capoguerra. Un battleshock. Sì, le caccole devono fare un battleshock. Capoguerra. Passa. Caccole. Aspetta un attimo, io tra le varie cose adesso ho anche la cosa del caos, perché quello lo controllo io e quello lo controllo io. Passavo. Sì, sì, tranquillo, ma le caccole si beccheranno quasi sicuramente di 3 mortali. Che ne sai te, è un doppio 6? Non penso proprio. Ma è un doppio 6, che ne sai te? 2 mortali. Mi togli 2 caccoline con l'obiettivo, la ringrazio. Faccia come se fossero sue. Ok, fine dei test. Primaria mia, 10 punti. Sì. 10, massimo 10. Non puoi fare più di 10 punti. Primaria mia 10 punti, dobbiamo massimizzare le secondarie. Le massimizzeremo grazie a quel camion. Sì, senza problemi. Grazie. Corsa di quel camion? No, perché quel camion ci assalterò lo spiccatesche. Venghi. Quante ferite lo spiccatesche? 4. Posso prendermi 2 pallonate in pieno faccia? Quindi... No, ma io punto su Battleshock. Tank Shock. Ah, ok. Tank Shock, 12 dadi. Giusto. Vero? Questo resta qua, tiene l'obiettivo e faccio anche l'obiettivo, la missione. Devo assaltare con tutto quel demone maggiore? Sì. È giunto il momento? E poi in realtà con cosa puoi saltare? Col camion e i raddattatori? Perché il resto è già ingaggiato con l'araldo. 2 camion e i raddattatori e anche un mech. E anche un mech, giusto. Ah, ecco perché mi mancava sempre un... Mi raccomando, scrivete orchi merda in chat di quel che decide di non fare i gambit, come tutti le hanno detto di fare, però ce l'hai. Ma vuoi che vinca? Io no! Puoi vedermi vincere almeno una volta nella mia vita? Perché Sava ti sta facendo vincere, se no ti avrebbe già tabolato il primo turno. No, no. Con i divoratori di mondi? Sì, no, sì. Il mind del caos, ma ti ne vai a schioccare le dita. Patti scuri tutta la vita. Venga, poi non vince per tutta la vita. Ehi. Non più cazzo, lo metti in diagonale davanti alla mia unità. Chiudo il sanguinario. Un assetato di sangue, prego. Vuoi anche fare finalmente il da jump? Sto studiando se... 15 punti e per la fine partita di obiettivi, no? Sì. 5 per ogni punto che controlli, ma fino a 15. Fino a 15. Da jump. Vabbè.
Sì. Non sono tutti, sono due unità. Bravo, tre restano qua. Vedo che lei mi è attento, pensavo non seguisse la partita. No, io sono arbitro, lo devo sapere queste cose. Ma se mi hai sbagliato come funziona il Gambit? Avevo ragione. No, voleva farmelo usare inizio turno. Ma se l'avessi ascoltata avrei già perso. Non è vero? Beh, sì. Di quanto sono indietro? Adesso sono indietro di 9 punti. Giusto? Lui adesso farà liberamente tutte le secondarie. No, non chiamarmi sta bonte. Io devo pescare secondarie e ho un'unità per farle. Cioè, perché in campo mi è rimasto... L'unica cosa che posso fare è questa. Perfetto. Allora, assalti. Allora, fase di tiro. Fase di tiro. Cominciamo con questo carro da guerra. Questo è mostro o no? No, è un cavalleria. Quindi esatto. 5 sul... almeno 1. Al 6. 2. Chiaro. Al 6. Lo faremo 6. No. Perfetto. Al tuo carro. Che in realtà così quasi mi conviene che fai con la ferita. Ma poi dipende. Perché cosa fai? Ah, dei poppi. Perché se sono... se c'è la cosa deve arrivare la mia fase di comando, perché è un po' un casino. L'altro carro spara su spiccateschi. Sì. Direi di no. Bravissimo. Bravissimo. Eh sì, vuole attention, ma attention forse lo faccio qua, forse è più intelligente, anche se non tiro 10 da 12, ma tiro 10 solo, perché non ha resistenza tiri bassa. 10 solo. Altre cose da sparare, sì, tutte le pistoline col corpo a corpo, quindi 2, 4, 6, 8 colpi di pistola, sì. Giustamente. 8 colpi di pistola, 5, 3. Sì, al 5. 5. 1. Al 4. No. Stavo per dire, forse anche copertura, ma non è che cambia molto. Copertura in corpo a corpo? È un'arma da tiro. Ma se ti sono attaccato le nati? E... lui, 5 colpi di pistola sul demone maggiore. Anzi no, sempre su... Sei ferito, quindi ancora 5. Se adesso ti porto sotto la metà, quando ripoppi le ferite? Nella mia fase di comando. Tua fase qua, non mi interessa più. Perché quando supero il test di Battleshock, io recupero 5 ferite. 5 colpi di pistola. Ammesso che sia dentro l'ombra del cavolo. 5 colpi di pistola, ne va a segno 1. Sì. Non ferisco. E... mi serve Battleshock. Mi serve Battleshock. Sì. Ok, mi serve sia Battleshock. Non posso fare granata anche. Devi farlo prima di sparare con unità. Sì, no, non posso farlo, no, mi servi ho due punti comando, mi servono i due. Ok. Allora, mi manca lui in colpo di pistola single. Ah, perché stai continuando a parlare del tank shock. Sì, lo so, chiedo scusa. Perfetto. No, no, sono io che mi confondo, va tranquillo. Lancia missili, dove li ho messi? Uno qua. Sì. E l'altro qua. Ah, quello sicuramente non vede la banana. Questo vede e lui vede lui. Può vedere. L'unica domanda è, c'è gittata? Sì, c'è gittata. Vai. Due colpi, al 6. Lo vedo. Al 5. No. Fine. Fine fase del tiro, fase del corpo a corpo. Ok. Fase del corpo a corpo, dichiaro le cariche. Cominciamo con... diamoci un più 1 alla carica. Più 1 perché non sei in wag? O un più 2? Più 2, scusami. Ah, ok. Più uno per il, un punto comando per il più 2, un punto comando per il tank shot. No, due punti comando. L'ho generato. Ho generato uno con le caccole e uno non questo round. È stato 3 con le caccole. Sì. E perché non 2? Non è 2. Ma li sta gestendo lui? Era 0, scusa. Era 0. Allora forse non ho tolto l'ultimo che hai speso. Eravate 0-0. Lui ha scartato 1. E quindi ha 1-0. Poi entrambi avete preso 1. Ne ho solo 1. Quindi no, lo tengo solo per Battleshock tutta la vita. Tank shock. Tiro sempre sbagliato, quindi l'unità da giampata sui cani. Sì, 9 pollici. No, dove oh, mi sono dimenticato io di togliere l'ultimo che ha. Ah, boh, volevo vendere. Ho visto il 6 ed ero tipo... Allora, camion su cani e spiccateschi. Va bene. Non spesso come lo smonti. Spero. Dipende cosa decidi di fare lo spiccateschi. Sì. Blocca entrambi, vai sull'obiettivo, grazie. Non ti basta.
camion A su coso. Sì. 8 pollici. Più che sufficiente. Vuoi far tank shock? Certo. Faccia tank shock. Quindi spendo sul punto comando? Sì. Ok. Sono 10 attacchi. Tira 10. Resistenza tua 11. 11. È grosso. 6, 8, 10. Questo tiro è importante, Giovanni. Questo è per me. E sento Sava che mi fissa l'anima. E ci sono 1, 2, 3, 4 mortali. E ci sono 4 mortali. Oh, scusa. E mi accontento. 6. In realtà dovrebbe anche essere. Dovrebbe anche essere degradato. Lui, l'altro camion. Potenzialmente bastava una ferita in meno. No, giusto è giusto per mandarlo al coso. Ma tanto è l'aura di più uno per colpire, quindi. E se ne frega. L'assaltatore. 5 pollici, basta avanti. È sufficiente. Sono poi. Io posso interrompere. Lui può interrompere, lo so. Anzi, ne devo dare tanti di quei obiettivi che non saprò dove interrompere. Andremo uno qua, uno qua, uno qua. Sì. Lui assalta la mucca. Cioè, gli assaltatori assalta la mucca. Sì. Dovrebbe ce la fanno. Ce la fanno. Basta uno. Così me ne attaccano almeno 4 in totale. Ottimo. E basta carica. Fase di ah sì. Loro facevano l'azione. Sì, sì. L'avevi già detto. Ottimo. E fase di assetto l'abbiamo fatta. Combattimento. Tu puoi interrompere. Io posso interrompere. Da dove comincia? Io posso interrompere. Cominceremo. E hai 0 CP, quindi non puoi più generare 5. Non lo so. E lo so. Cominceremo con il capoguerra. Effettivamente è l'unica cosa che può... Quale capoguerra? Quello che non ha caricato? Grazie, Billy. Grazie. E allora potenzialmente il numero massimo di ferite posso fartelo con i razzettatori. Vai. Quindi sono 4 razzettatori che attaccano più una chela. Più sì, una chela, perché non posso avere spacca grosso, sti coglioni. A quanto pare ingombra, se vuoi. Beh, fa abbastanza male. Non ci sono 6. Non ci sono 6, questa non è una buona cosa, ma perché ci saranno su sferie, ovviamente. L'abbiamo già visto prima, funziona così. L'abbiamo visto prima e funziona così. E lei cosa ci dice? Che ci sono i 6 qui. Ci sono 2, 6 qua. Salva il 4. Uno sì, uno no. È forza 4 su resistenza 11. Cosa vuoi fare? Resistenza 11, signorino. È grosso. Fatto di muscoli e ferro, tipo. 3 attacchi di Kayla, 4 più. Vai. Erano 3 attacchi inizialmente. Ne metto dentro 5, così. Forza 9, sempre 5. 5. 2. 2 ferite. Meno... Non te fai niente. Meno 2 danno 2? Meno 2 danno 2. Meno 2 danno 2. E... Salve 1. Scende a 3 ferite. Scende a 3 ferite. Signori. Signori. Quindi, interrompi. Tu adesso puoi attaccarmi ancora con i 2 camion e il capoguerra. Sì. Quindi, io interrompo con il... Con lo speaker, con, ti faccio fuori con la palla della demolizione. Con l'assetato di sangue. E ascolta, io comunque colpisco a 2. Ascolta bene cosa facciamo. Mettiamo 2 attacchi sul capoguerra. Devastanti. Strike. Strike. 3 attacchi sul camion intero, 2 attacchi sul camion ferito. Perché adesso non andrà tutto bene, ma se andasse tutto bene sarebbe, penso, la cosa più figa del mondo. Vadi, comincia con chi? Capoguerra. Al 2. Uno in bilico e uno fa 1. Ok, uno colpito, ferisco al 2. Hai un'invulnerabile a 5. E vabbè. Prima cosa non è andata bene. Camion ferito. Io non voglio insistere. Camion ferito e ferito. Se facevo 6 ridevo. Mi prenderà bene 6. So. Di 6 più 2 danni. 4 ferite. Quindi vado a 4. Sì, quindi è una merda totale sto serio. L'altro camion.
vanno 3. Sono oblita. Facciamo che quello intero, tipo... Ferisco al 3. No, faccio una ferita sole. Quello è un 6. Quello è un 6, giusto per la cronaca. Sono 7 danni. 7 danni. Questo è... Beh, non riuscivi a smontarlo comunque. Non riuscivo a smontarlo comunque. Ha deciso che... No. Ah, vabbè. Ci abbiamo provato ad evitare danni. Ah, la ferita singola del mio capo. L'ha provato. E ha fallito, mi sembra. Ok, camion. Sì. Camion... con 4 ferite, quindi non è qua sotto. Ah, no, nessuno dai bracket, il mio camion. Camion, figurati, sono dei rhino. Quindi il primo camion, quello con 4 ferite, 3 attacchi. Ne va a segno 2. 3. 3. Non colpisce 4, tu? Sì. Ecco. Non ferisce. Non ferisce. Palla d'animazione. Forza 10. 1. E più 0. Io l'ho detto che lo ammazzo con la paglia di demolizione, signori. L'ha detto. No! Mannaggia, l'uno! La prossima, la prossima. Hai ancora una paglia di demolizione? No, vabbè, rischio di ammazzarti con le ruote. Fai prima la paglia? No, perché così si fa. Così funziona il gioco. La palla per ultima, per funzionare. Non... Sì. Ah, sì, faccio. Forza 6. Cacchio. La prendo. Vai, sei morto? No, ne è ancora una. Ancora una. 3 aveva. Attenata, 3. Io ce la posso fare. Vai con la palla. E ci sta! Terza volta, 3 su 3, signori. 3 volte che la palla attacca. 2 questa... ferite. E no, una 10. Sola, giusto. No! Cazzo. Sarebbe stata la cosa più bella del mondo. No. Una paglia sulla paglia. Vai col camion che comunque in carica. Sì, ti attacchi. Vado tutto sullo speaker teschio, ho tratto 2 vai. Ferite con i cani. Mannaggia. Vabbè, però c'è. Io posso anche portare pazienza, ma sta veramente scadendo nel ridicolo sta roba. Tanto dopo faccio questo. È uno. Ah, perché forza 6 senza 5. Che resistenza 4. Ah, una volta la resistenza 5. Che schifo. Prendo 2. Resta 2 ferite, vai con la palla, colpisce, ma cassi altro, salve. Sempre che salve, cioè. Cordo, ma quella non vuota, è ancora la unità che ha caricato il lavoro. Sì, c'è ancora il resaltatore. Attaccano solo in 4, uno resta Cordo fuori, marcia. Quindi Kayle ha 3 attacchi, vai. 4, culo. Sì. Sì. E 4. No. 2 danni. E ancora 3. Quante fai terzo cosa? 5? 6. Grosso! Personaggio su. Grosso! Grosso! Giovanni, non guardare la telecamera. Sul tavolo. Che devo fare? Al 5 però. Sì. 2 3. Ma è tutta scena, niente. Resta con una? Resta con una. Storia della mia vita. Sì, resta tutto è rimasto con una ferita in campo, Giovanni. No. Spiccateschi ne 2. A 2. Ah no, ne è una. No. Sì, una ferita, scusami, sono vai. Facciamo gli attacchi suoi. Attaccherò. Cazzo attacco. Quasi se lo obbligo. Sì, attaccherò i boys, però sono quelli che sono di più. Con tutto. Quindi sono 5 attacchi di spada. Due. Vanno 4. Oh, sì, ferisco al 3. Uccide i 3. 3 devo avere. La mia cosa non cale. Quindi quell'obiettivo è mio. O C2. 5. No, un camion non sta sull'obiettivo, solo uno. Solo uno. Sì, sì, solo uno. E 4 ferite, meno 2 danno 3 sui tuoi boys. 4 ferite? Sì. 4 attacchi al 3 di Korn, che feriscono anche al 3. 2 salvezze meno 1 danno 1. 2 salvezze meno 1 danno 1 sui... Sempre i boys. Meno 1 danno 1. Ah, posso salvare. Quante? 2. 1 la salve.
chiedo scusa. Era quello, magnetizzato. Era quello magnetizzato. Lo sapevo, ho fatto apposta. Ti è esploso il braccio. Ma no, perché anche il mio è magnetizzato. Nice. La saga di magnetizzato. Vai con il capoguerra. Capoguerra, 5 attacchi. Se lo porterà a casa lui. Con questo tiro non lo so tutti. Vai. 3 su 5. Perché ho fatto un 6. Fatto un 6. 1. Uno semplice, lice pulito. Grazie. Ho dovuto sfoderare il tiguardo. E non esplode. Ok, e con questo decreto che ho vinto. Era l'unico modello che poteva rompermi veramente il cuore di scatole. Sì. Ovviamente io devo farti di salvezza che fanno assolutamente pietà. Tu no. Sì, scusa. Devo fare prima i cani. Cosa dichiari? Cioè dichiari le caccole e tolgo. Ma cioè, quanti dichiara tutte le caccole? Non riesco a attaccare con tutte le caccole. Saranno 3 sulle caccole e no. Uno sul... Passimi le caccole, perché 3 cani che si masticano le caccole non voglio vederli, per cortesia. E uno solo riuscirà ad attaccare i cosi. Anzi, no, aspetta. Massimale che è... 3. No, scusa, 4. Io qua non sono in coesione, quindi questo non può stare. Sì. Sicuro di non voler dare 9 attacchi sulle caccole? No, grazie. Vai sul camion. Ah, dai, mi chiedi di passartene, scusa. Perché sono 2 caccole. Sì, cosa fai? Con 3 cani su 2 caccole? No, ma tanto è cioè, combattono tra loro per chi prende le caccole. Allora, 3 attacchi sul camion, vanno tutti e 3, ferisco al 5. Una ferita, meno 1. No. Un danno. Ok, poi? In realtà adesso toccherebbe a te attivare, però penso che tu abbia finito. Io ho attivato tutto. Attivare. Okay, no, in realtà no, le unità qua contro il tuo idiota. Vai. Sono rimasti 4 boys. Due, 3, 4, 5, ne aggiungiamo 3. Due, tre. Aspetta. 3. Vabbè, vuol dire che ci vuole. Vuol dire che muore. Yeah. Esattamente. Che è morato lui. 5 attacchi sul tuo camion dei spicateschi. Ah, vai, va per tutti. Devo ferire 5, questo è il problema. Una ferita. Meno 2, danno 3. Ah, 6. Danno 3, quindi 4 ferite subite. Corretto. Devo ricordarmi al live. No, 4. Devo ritrovarmi. Draigo. Mi farò la maglietta. Finito il tuo turno? Sì. Boh, teleport 4 di engage. Tuo. Turno. Battle shock non devo fare. Air denial e storm style object. Quindi sono rimasti solo i cani spicca. Solo i cani spicca. Ok. Cosa fai? La giochi? Tanto non è esattamente lunga da giocare. Va bene. Aspetta, fino ad ora una roba giusta se posso fare, perché 5 punti forse li porto ancora a casa, ma dubito. Quanto hai, dico? 2. 2. Andiamo a vedere se i miei cani hanno 1 o 2. In caso di disingaggio, mi prendo almeno quei 5 punti, altrimenti... Sì, questa primaria. 5. Perché effettivamente un obiettivo lo tengo. Lasciamo, sì, 1. Non posso neanche rubarti l'obiettivo. Area denial, neanche per idea. E... fase di combattimento, attacca tu con il cane. Spicateschi, 3 attacchi. Vai. 1. Ferisco. Salvo. Palla della munizione, colpito. Ferito. Salvo. La smetti? Non ho salvato quasi niente. La smettiamo? Per cortesia, vorrei mettere via tutti questi orchi velocemente. Metto dentro 4 attacchi. Ferisco a 5. 2. 3. Aspetta. Sì, c'è la di base, quindi 3 danni devastanti e una ferita a salvare a meno 2.
Una ferita a salame, una 2. Che fa del danno comunque. Sì. Ok. È morto. Vedi se scoppia. L'ho visto. L'ho visto anch'io. Devo rimettere il replay e faccio uno screen per cortesia. Sì, vale così. Bene. Finito il mio round. Sì, no, non ha senso. Che tu non era? Questo è il tuo quarto? Questo è il mio quarto. No. L'ultimo turno mio, per cortesia. Quindi adesso i punti li faccio sia all'inizio che alla fine. Alla fine della battaglia, in realtà. Quindi no, se dopo riesco. Adesso tu adesso hai i tuoi punti. E poi fine partita se altri fine punti. Partita. Sì, sì. Se adesso inizio alla fine, come detto inizialmente. Ovviamente no. Sì, non è adesso inizio e fine turno. No. Guardate, shock, ne ho solo uno da fare. Due, c'è anche il camion. I camion. Allora, tutti e due camion. Camion contro ferite. Sei, non penso. Dopo guarderemo. L'altro camion. 7, questo sicuro che ce la fa. E la boys. 8, 7, questo fa sicuro. Leadership 7, quindi quello non ce la fa. Questo è batte schioccato. Schioccato. Quindi 10 punti. Sì. Sono già su tutti i 4 e quarti. Sì. Sei già nella mia zona di schieramento. Penso che il mio turno non lo farò. Se non cercherò di tenere. Sì, invece così, giusto per dire. Fottiti te e i tuoi camion e i tuoi cani. Ciao. Dio mio. Quanto ci hai i cani? Uno. Quindi già così basta. Avanza. Ma no, perché non ho voglia di lanciare dadi. Inutilmente. Cioè, servo lanciare dadi inutilmente. Perché anche se li ammazzo, non ho missioni per far punti. Fase di movimento, loro fanno l'azione, quindi gli altri 4 punti. Sì. Sono su tutti i 4 quarti, fine del mio turno. Ciao. Turno mio ultimo. Ma potuto scartare le due missioni per adesso. No, giusto per rompere le palle, se sparo 5 colpi di reco in pesante. Guarda, se cosa, alla fine del tuo turno no. Scarto entrambe le mie missioni. Vediamo se riesco a tirare fuori qualcosa di più utile. Un gambit. Sì. E che sono a Francia Secure Nomes Land. No, però sai, magari un assassination che salta fuori. Scarterò Secure Nomes Land per provare a pescare ancora una carta, perché tanto l'ho ancora fatto. Tempting Target. Quale obiettivo devo controllare? Questo. Ci sta. Faccio l'effetto Pac-Man, esco di là, entro di qua. No, però ti mangerò il Mac. Non mi interessa, guarda, Sava. No, giusto. Quel Mac è lì per morire. Ma è l'ultima cosa che posso fare tanto per togliere la soddisfazione. E tipo non te lo farò neanche attaccare, perché tipo non ha una tua quella. Vado con la carica. 5 pollici. Salute. Sono 15 attacchi. 3, 6, 8. Chi stai attaccando? 12. Io tiro da dire lo stesso, perché con tutto quello che ho dovuto subire in questa partita, almeno adesso, una soddisfazione me la voglio. Adesso non ce la fa. Probabile. Adesso non ce la fa. Sono 10 attacchi dentro. Resistenza 5, no? Certo, minimo 5. E 4. Sono 4, 6, 5, 6 ferite, meno... Mancano due dadi. Sono 6 ferite, meno 1 da 9. Meno 1 da 1. 5 ferite, morto. Oh, ma non c'è Jack in campo. Non è portato. Fatto veloce. Ridendo e sterminando qua, si fa tardi. Buono, abbiamo finito però. Sì, abbiamo finito. Venga a qualche 15 punti dopo 5. Corretto. Benissimo, sarebbe altro in ogni caso, ma che ci vuoi fare? Signori, ce l'ho fatta, ho portato la prima vittoria. Madonna, che... Mi metta la telecamera frontale, la prego. Mamma mia, sta regia. Dai il tempo, stai a furia. Guarda che fastidio, lui sì, sempre, tanto fastidio, tanta furia. Vabbè, è un altro discorso. Tanto ci siamo? Però, la telecamera frontale proprio mi ha messo una scritta davanti alla faccia. Sì.
Ah, ok, va bene. No, a posto. Punta di piedi un pochino, vai sopra, guardami. Guarda. No, 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 sto cercando di... Ok. Discutiamo la mia strategia. Ho portato la prima vittoria degli orchi. Questo vale statistica, segnate, chi ha scommesso bene. Dividiamo dopo. Tutto un magheggio. Qualcuno mi ha sabotato i dadi per il secondo e terzo turno, permetto una pietà. Giocare una due liste orda mai più, vi prego. No, idea stupida, chi l'ha proposta? Ok, bravo. Sì, ok, però no, mai più. Gli orchi sono sempre quel che sono, non devo ignorare l'avversario. Praticamente ho impattato quello che ha impattato lui. Basta, controcariche, fine. Meglio del 13. A posto così. Abbastanza in basso, no? Ho fatto pietà in tutte le partite. Meglio del numero precedente. 33%. Poi. Ecco. Così tanto. Vintavo una su tre. Ho vinto con i Necro, ho straperso contro i Tiranidi, ho straperso contro i Tiranidi, ho straperso contro gli Orchi. Si è perso una partita, ragazzi. Ah, beh, sì, perché se dovevo segnare. Bravo. Signori, è stato un piacere, vi raccomando, andate a dormire che domani c'è scuola e... Fate di domani, è San Nicolò. Ah, oggi è San Nicolò. Adesso è San Nicolò. E mi ha portato un cioccolatino. No, c'è una caramella penso in tasca. Penso che in realtà abbia ancora qualcosa di Halloween. Io c'ho una caramella. Hai una caramella? Per i vincitori. Signori, è stato un piacere, ci vedremo in altre serate divertenti, con i nuovi codex che escono sabato, tutta la comunità dell'antro domenica si andrà a fare un quarto della comunità dell'antro domenica parteciperà a un evento torneistico nella nostra città, andremo a rompergli le scatole perché io non posso giocare, sono già un campione qui, non mi è permesso. Quindi andrò a filmare le ore e a portare un po' di sfortuna in giro. A me, soprattutto. Non ti serve, Sava, c'hai già la tua, tranquillo. E a posto così. È stato piacere. Buonanotte e buone botte. Buone botte, per me basta così. Con le mani, con le mani.